Signore, una settimana fa eravamo qui che stavamo per commentare un inutile Crotone Fiorentina alla ricerca di una qualunque tipo di notizia. Dopo una settimana non sappiamo neanche da quale notizia partire perché ne sono capitate talmente tante, ne sono successe talmente tante che era da tempo che non si vedeva un post campionato in questo modo. Ci sarà da sbizzarrirci con i nostri luminari del sabato sera. Vittorio Betti, ciao Vittorio, ben trovato. Buonasera a tutti. Gabriele Caldirò, labaroviola.com, che questa settimana avete lanciato cose interessanti attraverso il sito. Ciao Gabri. Ciao a tutti, buonasera. Enrico Roscitano, ciao Enrico. Ciao, buonasera a tutti. Che ovviamente guarderà una finale di Champions senza la Juventus impegnata. E ma... Massimiliano Martini, ciao Massimiliano. Ciao, grazie. Buonasera a tutti. Sai che con te posso scherzare, vero Enrico? Stai attento che lancio petardi. Lanci petardi, addirittura. Allora siamo a punto. Gabriele Taverni, Fiorentina News, a vostra disposizione per ogni tipo di interlocuzione. Ciao Giorgio, ben ritrovati. Come sempre potete contattarci a 342-1971-871 oppure alla mail a tuttogol@toscanatv.com. Per dimostrare un vecchissimo assioma calcistico, in base al quale i fatti valgono più delle parole, e i risultati non sono importanti, ma tutto, la Fiorentina questa settimana ha tagliato il traguardo per prima, perché è quella che ha fatto scatenare il domino delle panchine prendendo Gennaro Gattuso. E da questo momento la dimostrazione che, tanto per ritornare al padrone della Fiorentina alcune sue considerazioni, quando si fa bene le critiche non ci sono, le critiche ci sono quando si fa male. Ha fatto bene la Fiorentina? Parto da Vittorio perché so che è controcorrente, però... Non lo so. Gattuso a Firenze è per te cosa? Ma io, scusami, non tu credo che coerente. L'effetto domino parta da Firenze. Beh, si è liberata la panchina del Napoli, per cui poi da lì ma si passa della, questo. Ma della panchina del Napoli lo si sapeva da circa 3 o 4 mesi, cioè dal giorno in cui De Laurentiis aveva dichiarato che era la fine di questo connubio con Rino Gattuso. Apro e chiudo una parentesi, l'ultima partita... del Napoli con la quale ha perso la qualificazione alla Champions League grida vendetta in tutti i sensi, perché io vorrei capire che cosa è successo in questa partita, ma siccome noi non sappiamo e non vogliamo sapere i gossip e cerchiamo le notizie, dico che c'è Napoli-Verona. Al Napoli basta una vittoria contro una squadra che è tranquilla, che è in vacanza, che magari ha mangiato anche delle pizze la sera prima a Pozzuoli, a Posilli, mettetela come vi pare, non riesce a vincere questa partita. Te mi risponderai. Roma-Lecce. Lecce era già retrocesso, la Roma perse lo scudetto. Ma è un caso ogni mille. Allora mi chiedo, noi da cronisti dobbiamo rendere conto a qualcuno di questa notizia. E ci dobbiamo rifare a chi è che è la guida tecnica del Napoli in quel momento. Per me Gattuso ha commesso una serie di errori clamorosi. Se poi un giorno scopriremo che la squadra gli ha fatto la guerra, che la squadra ha scioperato, che ha fatto un colpo questo di Stato, di non lo sappiamo, un altro pal di maniche. Chiudo questo inciso nel dirti che di Gattuso a Firenze... Lo dicevamo già abbastanza spesso. Te mi chiedi, perché sei la solita vipera, tra virgolette, se ti piace Gattuso. A me personalmente no. Aspetta, a me personalmente non mi ha mai entusiasmato Gattuso, perché non l'ho mai identificato in una strategia tecnica, cioè quello che fanno le sue squadre io non l'ho ancora capito. Ma detto questo, poi ho sentito gioca a difesa a 4, vuole le sovrapposizioni, vuole i rimorchi nelle ripartenze, va bene tutto, io non l'ho viste e quindi ancora devo capire. Certo è che da Iachini a Gattuso il salto di qualità c'è stato. Ecco. Quindi questo, sono abbastanza questo democristiano stasera. No, ma è corretto. Tra l'altro avete visto il motivo della gran serata di stasera sulla nostra televisione, perché Febbre a 90 è una cosa, è un film da non perdere per chi ama il calcio, è tratto dall'omonimo romanzo di Nick Orby, che è un altro di quelli da leggere per chi vuole capire il calcio in qualche modo d'altro, e del resto è anche in perfetta sintonia
con il nostro modo di fare trasmissione. Poi parleremo anche dei big, perché dobbiamo poi farlo. Arriviamo da tutto. Vado da Massimiliano Martini. Gattuso a Firenze vuol dire? Vuol dire alzare l'asticella, quello che avevamo un po' chiesto. Sì, ma alzare l'asticella dal punto di vista della relatività, come dice Vittorio, cioè siccome parti da Iachini era abbastanza facile alzare l'asticella, o è alzare l'asticella a prescindere? Diciamo che è vera anche la prima parte. Però diciamo che uno sforzo è stato fatto, perché non era semplice portare a Firenze un allenatore di livello, almeno per risultati ottenuti, perché lo comunque, consideriamo allenatore di livello Gattuso, allora? Insomma, comunque ha mancato la Champions per quelle combinazioni che dicevamo prima, comunque non è arrivato al quinto posto. Non si è qualificato. Vabbè, comunque un quinto posto in Serie A è sempre meglio ma di altri piazzamenti. Ma se vinceva la partita col Verona, io ero il primo a dichiarare altre cose, Massimiliano, ma lui ha fallito, cioè non mi interessa. E anche clamorosamente, tra l'altro. Ha capito? Cioè voglio dire, lì è un dato di fatto, qualcosa. Come diceva Giorgio, poi sono risultati quelli che contano nel calcio, per cui è vero questo, però diciamo dal presupposto da cui siamo sempre partiti, no? A dire la Fiorentina avrebbe dovuto cercare un allenatore più quotato per programmare il proprio futuro, diciamo che altri prospetti e profili forse non erano raggiungibili, Gattuso sì. Enrico, Gabriele e poi Gabriele Taverni, che ha già la roba da casa. Gattuso è di livello? Sì, sicuramente è di livello, insomma, diciamo che è diventato di livello, perché c'erano gli anni passati, prima che approdasse in Serie A al Milan, non mi entusiasmava neanche me Gattuso, però da Milano in poi ha incominciato a prendere un certo, una certa via che l'ha portato a essere uno dei migliori allenatori giovani, perché ha ancora 43 anni, se è giovane, sbaglio, beato lui, quindi giovani del panorama nazionale. Sicuramente la macchia di Napoli con la non vittoria contro il Verona resterà indelebile nella sua carriera, perché una partita così semplice e così facile è stata rovinata. Però a mio avviso, ma è come la penso io, ci deve essere qualcosa dietro in questa, ma ci perché, sta Enrico, no, sì, sicuramente, perché sennò... perché la squadra era tutta schierata con Gattuso, erano tutti che volevano la riconferma di Gattuso, e sembra, lo dico e lo butto là, che De Laurentiis non ha voluto sentire assolutamente questa e questo spiegherebbe politica, perché del risultato, questa politica, diciamo, io la spiego così, poi Sembra venire a Firenze, sembra che la squadra si sia detto, ma fammi capire, perché dobbiamo fare un favore a uno che non ci ha riconfermato l'allenatore che volevamo? Sì, sembra che il capitano del Napoli per tutto il pomeriggio ha cercato di parlare con De Laurentiis senza essere ricevuto. Bellissimo. Senza essere riuscirci. Sì, ma è controproducente, ragazzi, perché un conto è essere un gruppo che è andato nella Champions League. Certo. I procuratori sanno benissimo che lunedì, infatti, se vogliono vendere Bakayoko, Zelinski, ma infatti io faccio un altro collegamento. Che non ricordiamoci che 3 o 4 anni fa la Fiorentina, il Napoli ha perso uno scudetto a Firenze. C'era un altro allenatore. C'era probabilmente un altro, fosse stato Gattuso in quella situazione, lo scudetto non lo perdevi. Però l'atteggiamento in campo è stato esattamente lo stesso. E molti dei giocatori che disputavano l'ultima partita col Verona erano presenti. Quindi vado poi da Gabriele Taverni, perché mi devi dire, questa tua considerazione finisce dove finisce Vittorio Betti, cioè è una cosa che nel curriculum di Gattuso deve essere spiegata, o la metti come lui abbia 12 attributi? Se la mia prima versione si avvicina a quello che potrebbe essere la cosa, che Gattuso non debba spiegare niente, debba semplicemente... Gabri. Allora Giorgio, un messaggio da casa, prima poi andiamo su un'analisi.
degli ultimi 4 anni di Gattuso tra Milan e Napoli, con alcuni numeri. Ci scrive Marco Viapisana: benvenuto Gattuso, se da giocatore in campo e nello spogliatoio, ringhiavi, qui da allenatore dovrai mordere, ci scrivono, visti anche gli ultimi recenti campionati della Fiorentina. Dal 2017-2018 ad oggi, nel 17-18 è arrivato sesto con il Milan con una media punti di 1,83. 18-19 sempre in panchina col Milan, quinto posto con una media punti di 1,79. 19-20 settimo posto con Napoli, media punti 1,78. Quest'anno 77 punti, quindi quinto posto, media punti di 2,03. In totale media punti, diciamo, degli ultimi 4 anni di Rino Gattuso tra Milan e Napoli 1,87, che comunque è una discreta media. Posso chiederti qual è stata la media di Beppe Iachini e di Cesare Prandelli in questa stagione a Firenze? Andiamo a ricercarlo, ma penso non si arrivi all'1,1. Iachini un punto preciso a partita, Prandelli 1 spiccioli. Da questa allora considerazione, Gabriele Calderon, per te, negli ultimi 10 anni, scaletta di allenatori che sono stati a Firenze, Gattuso lo metti? Sicuramente nei primi 3. Anche che sono? Che sono Montella, perché ha fatto quel ciclo dei 3 anni. Il primo. Direi di sì. Negli ultimi 10 anni, a seguito metto Paolo Sousa, seppur ebbe quei 4 mesi, però in quei 4 mesi... Per i tifosi è il migliore allenatore del decennio. No, io non sono d'accordo. Però sicuramente in quei 4 mesi fece vedere una Fiorentina con un bel calcio e che era la capolista. Quindi fino a prova contraria, se i risultati non sono un'opinione... Terzo, secondo, Gattuso, triade? Sì. O metti uno meglio degli altri? Metto tutti e tre a pari merito? No, metto Montella sicuramente meglio. E poi cosa, Gattuso pari merito? Sì, li puoi scambiare. Tanta roba, È tanta roba, perché di fatto il concetto assoluto è che siamo tornati a parlare di calcio, finalmente, oserei dire, dopo 2 anni, perché Gattuso era un allenatore che, lo dicono le cronache, se la Juventus fosse andata in Europa League era il primo nome della lista, e la Lazio ha fatto di tutto per prendere Gattuso. Poi non si sono trovati d'accordo sul concetto dello staff e lo Tito ha proposto il rinnovo a Simone Inzaghi e sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi questo comunque fa riflettere, cioè, nel senso, se Gattuso viene cercato da queste due società e è stato subentrante a Napoli, confermato, e ha fallito, secondo me, la qualificazione alla Champions, non è che è mancata di poco, l'ha fallita, però ha comunque fatto 2 anni di rilievo e è stato al Milan, e al Milan non è che allenano proprio tutti, un motivo ci sarà. Dico, con questo è chiaro, la diretta proporzionalità secondo me sta con gli interpreti che vanno in campo, si torna lì. Puoi avere Mourinho, Guardiola, se non c'hai i giocatori, se gli dai il fermassenti, però si torna a parlare di calcio. Io questo è, non vorrei, insomma, dimenticare il primo Prandelli, però, perché si parla di... però ha detto 10 anni. Il primo Prandelli, mi sembra... Era, l'ultimo Prandelli, quello 10 anni fa. 10 anni fa li toccava. Esatto. Li toccava. Più o meno. Quindi, ora, Sosa sicuramente per 4 mesi, a me, sai, piace Sosa, per 4 mesi ha fatto divertire tutto. Concordi con il suo podio? Concordo, ma non lo metterei al primo posto Sosa, perché no, non ha avuto il tempo. Montella 1, Gattuso Sosa più. Vorrei Vittorio, vai. Io metto sempre Prandelli, perché Prandelli ricordiamoci, che è quello che ha salvato la Fiorentina. L'ultimo anno era il 2010, che arrivò a decimo. È quello che ha salvato la Fiorentina quest'anno, è stato Prandelli. Perché se Prandelli non tirava fuori il Jolle, Vlahovic. E non so, a chi ne sei riuscito. Prandelli 1 non rientra nella richiesta. Sì, perché è un po' solo per un quello po' indietro i 10 anni. Io volevo rispondere intanto a Luciano D'Empoli, che è sempre simpaticamente polemico, ma è giusto rispondere, perché sembra che ci disinteressiamo, invece no, per carità, anzi. Alle opinioni di coloro che ci seguono da casa. Le categorie ci sono. Quando una squadra finisce il campionato da 3 o 4 anni con 25-30 punti di vantaggio, ci sarà un perché. Le categorie sono queste, c'è poco da fare, che vi piaccia o no. Non è detto che lei sia la fortissima, ci sta che siano le altre particolarmente la libere. Lazio, voglio ricordare a Luciano D'Empoli, che non le ha buscate soltanto nella partita che lui citava, ma per esempio ha fatto delle partite
inguardabili come quella con l'Udinese all'Olimpico, per esempio. Però qui si sta parlando di un'altra cosa. Ha dato anche una passata non da poco al Milan. Si sta parlando di un'altra cosa. Si sta parlando di una partita che in altre situazioni, Giorgio, non si poteva a nemmeno giocare, forse perché era un'amichevole. Non l'avrebbero neanche quotata. È un'amichevole. La squadra del Verona nelle ultime 8-9 partite, Gabriele Maiuta, credo abbia fatto 2 punti. Le ultime 10 partite, due pareggi. Ha vinto una volta e due pareggi. Quindi pensate un po' che paura suscitava il Verona. Era soltanto questo, cioè il Napoli ha fallito la Champions, e secondo me se i giocatori hanno giocato in un certo modo perché ce l'avevano con qualcuno, io non so con chi, è controproducente anche per loro, perché lunedì o martedì, quando andranno i procuratori a chiedere il futuro, il loro futuro, perché con Spalletti questa è una squadra che sicuramente cambierà del 70-80%, perché Luciano non va a Napoli. Lo chiamo Luciano perché siamo amici d'infanzia, e perché siccome tutti chiamano per nome l'allenatore, io lo chiamo chiamo soltanto lui. Sei autorizzato. Chiamo solo Spalletti col nome di battesimo, perché lo conosco da 50 anni quasi. Quindi ecco, Luciano avrà voluto delle garanzie. Detto una precisazione che a conforto di quello che diceva Massimiliano e anche a conforto di quello che diceva Enrico, l'arrivo di Gattuso pone Firenze con un'effervescenza finalmente più positiva dopo anni cupi, perché io faccio sempre le battute: Ballardini con i Ray-Ban, Iachini col cappello da baseball, insomma, viva Dio, almeno c'è uno che sta con le mani in tasca e comincia ad andare in giù e in su, e si sentono le grida. Non a Campo di Marte, in Piazza delle Cure a Firenze. Tra l'altro, Gabriele Taverni, io sono rimasto un pochino sorpreso dalla notizia uscita sul libro di Beppe Iachini, che lui abbia avuto il Covid per 64 giorni, una cosa che non era mai uscita, se non ricordo male. Sono rincoglionito, però. Allora, qualcosa era trapelato a suo tempo, che comunque aveva avuto bisogno di più tempo, insomma, per recuperare, che comunque l'aveva avuto, e quindi ricordo bene o male più o meno un mese dopo i primi, quindi Cutrone, sì, Vlahovic, sì, bene o male un mese dopo. L'ha collocato anche lui in quel periodo. Sì. Comunque volevo fare una domanda a Giorgio, cioè aiuto. Quando ci ha chiesto la classifica degli allenatori, messo gli ultimi 10, in base ai risultati anni, o in base allo spessore qualitativo del singolo allenatore? Onestamente, quando faccio questo tipo di domanda lascio libera la scelta al gusto. Perché con tutto il rispetto, se no, se guardiamo lo spessore tecnico di certi allenatori, Gabriele, secondo me dobbiamo fare una classifica diversa. Sarebbe? Sarebbe che sono d'accordo con Rositano. Per me Prandelli è di un'altra categoria. Però negli ultimi 10 anni Prandelli c'è dentro solo per un pizzico. Per carità, ma ci sono altre storie dietro. Però non la fate dal punto di vista dei risultati ottenuti, ma dello spessore individuale. La piattaforma di lancio è stata Firenze per Prandelli, perché dopo Firenze, Massimiliano, aiutami, nazionale italiana. Sì, sì, certo. Poi ha cominciato Turchia, giù. Poi Spagna, no, Valencia. Sì. Però non lo potevamo sapere prima, cioè, capito? No, ma va bene, ma in effetti, insomma, anche se si estende il periodo. Cioè, Sarri, i tre migliori allenatori, anche in base ai risultati raccolti, Sarri, parzialmente, Massimiliano, Sarri allenava in provincia, poi è stata una scommessa del nostro amico presidente Corsi, e da lì è partito, sì. Napoli, Chelsea, sì. Cioè, ragazzi, roba grossa, capito? Questo voglio dire. Sì. Indubbiamente il migliore allenatore. A me piace Prandelli. Negli ultimi 15. Quindi se allarghiamo, Prandelli, Sousa e Montella come risultati. Piace poi. Prandelli, non dico al presente. Per 4 mesi. A me piace Claudio Ranieri. Io sono sempre uno iscritto al partito. Più indietro nel tempo, sono d'accordo con te. Ho capito, ma bisogna allargare, ragazzi, bisogna allargare la forchetta. Ranieri allena ancora, non è in pensione. E secondo te Ranieri va? A Udine.
A Udine. Curioso vedere Udine. Udine. C'è stata una turbolenza a Genova infinita. Perdendo De Paul per 20 milioni, l'Udinese sono curioso di vedere. Sì. Avete visto però la stranezza già di prezzi di mercato? Sì, ha provato. De Paul alla Fiorentina 40, 45, 50, Atletico Madrid 20. Chissà come. Io credo un po' di cose strane. No, a proposito di stranezze, a proposito di, e a proposito di Ranieri, sembra sia venuto via dalla Sampdoria per questione di ingaggio. Allora a Udine riesce a avere di più? Boh. Non è stato proprio così. No, non solo per perché me, se c'è solo. Una persona che non ha mai, te lo posso garantire, perché dopo Luciano Spalletti, l'altro mio amico è Claudio Ranieri, non mi faccio non per vantare, ma perché abita vicino a Roma, alla casa, vicino a un nostro Claudio Baglioni, quindi sì. L'ho conosciuto spesso. Stasera conoscete... Venite a conoscenza delle conoscenze. Ebbene, in questa via c'è un'edicola. C'è un'edicola in questa via dove Ranieri, quando era a Roma, andava sempre a comprare il giornale. Sor Claudio del Testaccio. Enrico, te lo chiedo: vuoi vedere un abbozzo di formazione della Fiorentina o vuoi restare sui numeri di Gattuso? No, io abbozzo di. No, perché credo che con Gattuso. Sicuramente ha fatto le sue richieste. Io le ho inserite. Fammelo vedere, allora volete se l'ha fatta. Allora, la potenziale formazione della Fiorentina ad oggi, secondo quanto dall'entourage di Rino Gattuso, è trapelato. E usiamo la nostra consueta possibilità di proposta. Cragno in porta. Poi abbiamo un signor X. Difensore destro. Com'è, bravo? Bravissimo. Igor e quarta difensori centrali. Isai, che viene via a parametro zero dal Napoli. Amrabat e occhio. Jorginho, il cui procuratore ha detto vorrebbe ritornare in Italia. Il Chelsea è disposto a pensare a una sua partenza in prestito, perché ci vorrebbero un quintale di soldi. Tra l'altro Jorginho stasera sta giocando la finale di Champions. Ha detto una partitella. L'amichevole della Serie B del sabato sera. I tre alle spalle di Vlahovic sono Politano, Bonaventura, Ribéry. La firmerei con sangue. Sì? Su Politano sai, da tempo ci sono voci. Dico, sicuramente è una bella formazione, non competitiva a parecchi livelli. Mettimela, collocamela in classifica. È una formazione che può sicuramente giocare per l'Europa. Deve giocare per l'Europa, una formazione del genere. Bisogna vedere il signor X chi sarà. E mi convince un po' meno Igor, che lo vedo molto bene come seconda scelta, ma titolare non mi convince. Posso ricordarti una cosa però soltanto? Sì, certo. Nella storia di Gattuso a Napoli c'è un nome che depone a questa scelta. Maximovic? No. Koulibaly, che era da buttare via quando è arrivato lui, è diventato quello che è diventato con lui, È vero, è vero, è vero. Quindi con Igor si potrebbe vedere di fare lo stesso tipo di percorso. È vero che Igor non è Koulibaly, però insomma... È altrettanto vero che secondo me Giorgio potrebbero esserci lui, anche. Lui è nato con Sarri, Koulibaly. Sì, ragazzi, ma è esploso. Poi con l'allenatore successivo. Jorginho a me sembra veramente con Gattuso è ricominciato a rigiocare. Quindi però paragonare Igor a Koulibaly mi sembra. Gabri? No, secondo me potrebbero esserci anche clamorosi, tra virgolette, riscontri sulla possibile permanenza di Pezzella. Milenkovic, a differenza di Pezzella, ha mercato. Pezzella, avendo una valutazione nettamente al ribasso rispetto a quella che poteva essere qualche anno fa, anche non un anno fa, probabilmente la Fiorentina in questo momento potrebbe anche pensare, ovviamente dopo un periodo di prova in ritiro, chiaramente questo... In questo caso, ed è giusta la notizia giornalistica che tu dai, in questo caso comunque non partirebbe titolare. No, assolutamente. Sarebbe uno dei tanti. Non è uno dei tanti invece la nostra pubblicità. Massimo Brigato, vai, grazie. Signora, serve una mano per la spesa? Ma io ho già chi mi dà una mano. Coop Fit,
in tutti i negozi Coop Fi, oltre 800 prodotti a prezzi ribassati. Sia marchio Coop che grandi marche come Müller, Findus, Mulino Bianco, De Cecco, San Benedetto. Vieni da Coop Fi e scopri tutti i prodotti a prezzi ribassati. Una mano concreta per la tua spesa. Coop Fi. Fidarsi conviene. Con il cambio di stagione abbiamo tutti bisogno di una spinta di energia. Per questo c'è Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina per avere il massimo dell'energia. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto inviola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Durante la pubblicità sul nome di Jorginho si sono accese le discussioni. Chi sì, chi no, chi troppo. Tu addirittura mi hai chiesto se l'ho presa la formazione da Focus. Da Focus. Perché? Cosa c'è che non No, ti... perché mi sembra, cioè Jorginho mi sembra difficilmente tutto? Raggiungibile. A me, figurati, una squadra di calcio con un playmaker o addirittura due playmaker come ci propone, secondo me fa benissimo Conte, in nazionale, cioè Mancini. Con Barella. Mancini. Sì, scusami, abbi pazienza. Sì, Conte, vabbè, quello è. Quello, Conte tanto, è passato, Conte è già ritorna, passato. Ritorna, ormai è andato. Barella e Jorginho, a me... E Verratti, Jorginho e Verratti. Verratti, Verratti, Verratti. Però Verratti è rotto, sì. Voglio dire, a me piace tantissimo l'idea di un playmaker, perché non è il calcio del passato, è un calcio che può essere attuabile nel momento in cui e metti in campo una formazione, viva Dio, con due punte, perché c'è bisogno di due punte. Lui ha l'abitudine di giocare con un 4-2-3-1, però chi? Gattuso. Ma io non so se lui è cosciente di capire i numeri, l'estrazione dell'otto, non mi interessa. Perché questa, la Fiorentina può fare anche un 4-4-2, secondo me, sì, in questa ottica qui. 4-3-3, lui è questo è disegnato, questo è disegnato con un 4-2-3-1. Ribery e esterni a Vlahovic, un 4-3-3 può andare bene. Ma al di là di questo, va benissimo, a me Jorginho, figurati, mamma mia. Meglio Jorginho o meglio Sensi, che è il nome in alternativa? Della Fiorentina. C'è delle altre no, credo innanzitutto per problemi fisici. Credo Sensi è sempre abbastanza rotto. Però, ma anche come a livello di gioco, io preferisco Jorginho. Sì, Jorginho tutta la vita. Anche sull'aspetto tecnico, l'esperienza, poi Sensi effettivamente salterà probabilmente anche gli europei, è sempre infortunato. Poi Jorginho è il vero regista, il vero playmaker. Che ti... Febbra 90 alle 23 stasera, non perdetevelo. Stasera è una serata da stare tutti qui, primo perché vi stiamo dicendo cose importanti e poi perché c'è il paratone per l'occasione di Timo Werner per il Chelsea. Si sta giocando la finalina, niente di particolare, tutta roba inglese. Quindi tutta roba inglese, il campionato inglese. Sì,
a favore, diciamo, di coloro che in questi mesi certi soloni che raccontavano che il calcio inglese era morto. Era finito. Cioè, lo United ha perso la finale. Però ci è arrivato. È andato in finale in Europa League e un derby in Champions League. Tre inglesi su quattro. Meno male che era morto il calcio inglese. Valutazione di Jorginho di mercato, Gabri, l'avevi trovata, vero? Sì, addirittura Transfermarkt lo valuta a 40 milioni di euro, quindi questa è la valuta. Lo ricordiamo, classe 91, quindi 29 anni, Sensi invece classe 93, 20, 28, 28 e 30 più o meno, a differenza di età. Allora, io credo che, mettiamo sempre tra virgolette le affermazioni che facciamo, però per uno del livello di Jorginho, 40 milioni non sono tanti. Non sono tanti, poi bisogna però aggiungere anche l'ingaggio. Vi faccio un esempio. Valutazione di mercato Jorginho 40, valutazione di mercato De Paul dall'Atletico Madrid all'Udinese 20. È una proporzione che ci sta o no? Nel mercato di oggi forse no. Sì, ma perché 20 no? Sono pochi. Base all'esperienza internazionale sì. Sensi invece è da Transfermarkt è valutato 13 più milioni. È più giovane, io De Paul 20 milioni andrei a prenderlo. Allora la domanda è chi è meglio dei due? Sono diversi, sono diversi, due ruoli diversi. Puoi scegliere uno. Jorginho. Jorginho comunque. Jorginho, assolutamente. Ma io penso se c'è dietro Mendes potrebbe anche arrivare in prestito Jorginho. Questo succederà. Questo succederà. Anche perché lui vuole venire via. Vuole venire via dal Chelsea. Non ti convince o sogneresti? No, allora, ragazzi, io qui lo dico e qui lo nego. Io personalmente ho zero riscontro sull'Europa, però mi fido ciecamente di voi. Se dovesse arrivare, sai, il mercato sì, è fatto certo, di ogni minuto spiragli, cambia, sussurri, idee. Ho visto la moglie dello zio del cugino germano fare spesa dall'ortolano sotto casa. E allora casa. Forse viene. Sì, chiaro, ogni minuto cambia, però Jorginho sarebbe un colpo per la Fiorentina allucinante, allucinante, perché il giocatore adesso sta giocando un amichevole, cioè la finale di Champions League, sarà titolare dell'Italia all'Europeo e se non ricordo male in questa stagione è anche il top scorer del Chelsea. Vero, sette gol all'attivo, sette. Ora adesso cerchiamo, però... lui ha sette gol all'attivo. Non è un giocatorino così, è un campione. Sì, ma tira i rigori, Tira, capito, vanno segnati. Tira il rigore, il 6 sul rigore. Comunque, insomma, la risuona è quella di far gol, ma di insomma, far giocare la squadra. Ho capito, ma non diceva 7 o 6 rigore, mi sembra che. Allora, se lui è il rigorista ufficiale, mi va dire una male. Diciamo 7 così. Sono ma è il rigorista del Chelsea, score. Non del, non del Santa Brigida. Anche cioè, della nazionale. Capito? Ripeto, è un'idea, poi ci si sta. Ma nessuno discute, abbastanza viva in questo momento. Anzi, arrivasse, speriamo, magari fosse vero. Arrivasse, cambieresti il livello di classifica della Fiorentina? No, ma io ho già detto che quella classifica che tu hai indicato può lottare tranquillamente per l'Europa. Quindi, sì, è una squadra certo. Che deve, lo, direi, deve lottare per l'Europa. Perché anche perché bisogna vedere le seconde linee, ci vuole la panchina lunga e da chi sarà composta la panchina lunga. Quasi tutti perché da quelli che se metti 11 campioni e poi metti 23 schiappi vedete, non vi ha fatto... Sì, manca qualcuno. Manca qualcuno, che è Castrovilli. No, il nome vabbè, quello. Ce lo puoi far quindi, dire per riserva forza. Di lusso? No. Per me no. No, Lola è uno di quelli che deve portare soldi però a casa. Una cosa, diciamo, la lettura che facciamo è questa. Cioè Gattuso, che comunque per venire a Firenze avrà chiesto delle garanzie. E immagino sia la permanenza di Dusan Vlahovic e comunque... non voglio dire un budget enorme per il mercato, però non dimentichiamoci. Si vocifera di... 30 milioni cash più quelli che ti devono arrivare 50 da dalle 20. Mi avete quindi anticipato che, tra l'altro una parte è di Chiesa perché comincia a riscuotere piano piano. Insomma, quello a cambiare 8 milioni quello che fa la differenza. Poi hai preso 4 milioni. La chiave di volta, scusatemi, la chiave di volta è quando ho letto in settimana che c'è un plafond di circa 80 milioni. Corretto. Ripartiti intorno da 25 a 30, come dicevi giustamente te, per l'esborso del presidente, del patron, e 45-50 milioni il frutto delle cessioni.
se dobbiamo arrivare a 45-50 milioni, devi vendere qualche pezzo importante. I conti della Serva dicono tra Pezzella e Milenkovic, che sono i due più certi di andare via, sì, arrivi a fare 25. Poi il resto lo prendi con Castrovilli. Oppure c'è anche le mini cessioni, che tanto mini non sono, Lirola, comunque ma 11 Lirola, milioni. Ma non ti sposi. La Font 9. Sì. Sono belle 20. I conti sono quelli. Io vorrei sapere quanto tipo in soldoni hanno di mercato questi giocatori, perché noi Lirola e La Font sono già virgolette accasati. Ho capito, ma e un pezzo lo devi vendere, un pezzo importante. Secondo me è Milenko. Poi se vuoi parliamo del portiere, perché io ho anche altre voci. Oltre Cragno. Fammi sentire Gabriele e poi vengo da te. Su, Giorgio. Allora, innanzitutto io ho trovato un tweet, perché c'è stato anche un messaggio con un nostro telespettatore che ce lo chiedeva, su un possibile dirigente da affiancare a Daniele Pradè. Un tweet di oggi pomeriggio del giornalista di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, ovviamente citiamo la fonte come sempre. Fiorentina si raffredda all'ipotesi Goretti, ha scritto torna l'idea ma si ha per allargare appunto l'area tecnica. Dio sia lodato. Questa è la news del giorno. Speriamo da Tutto Mercato Web che Ceccarini abbia ragione. Vittorio, volevi dire? Non ricordo. Bene, allora, non me lo ricordo. Allora possiamo proseguire. Notizia di Goretti ti ha sconvolto. Non so nemmeno chi sia, scusatemi. ex compagno di squadra di Gattuso a Perugia e poi ma quel Scozia, giocatore lì? Sì, che fa il direttore sportivo. È direttore sportivo a Perugia. Perugia. In Lega Pro. Ora promossi in Serie B. No. Perfetto, ma io non me lo ricordavo. Chiedo scusa. In parte ma bisogna c'era fare festa, perché comunque c'era il figlio di Barone che giocava a Perugia. Era già in Serie B, Goretti, quindi già. Retrocesso là subito. Ma sai, a Firenze c'è Pradevo. Urto la sensibilità di qualcuno, no, se ricordo un certo Paolo Sosa come unico allenatore in grado di portare al primo posto la Fiorentina? No, per carità, ma per 4 mesi. È vero. Poi non gli hanno fatto il mercato, tutto quello che... Anche Trapattoni è stato primo a Firenze. 98, dicevi, anche Eriksson ha avuto dei fasti. L'unico dubbio che a me mi viene su Jorginho è che Gattuso non l'ha avuto a Napoli, perché era già andato via Jorginho. È un regista vero, il Napoli non ce l'aveva, non giocava con regista, e aveva un Napoli veloce, giocava in modo veloce. Ora Jorginho forse tutto è meno che essere veloce. Enrico, oltre a Jorginho il Napoli si era privato anche di un altro regista, che era Diawara. Quindi voglio dire, ha giocato con dei manovali mica da poco a centrocampo. Tutto, gente che correva, Zelinski, Lobotka, Bakayoko, averne, per carità, ma è un altro modo di giocare a calcio. Ecco, questo è un modo di giocare perché a pallone. Posso capire Politano che l'ha avuto, posso capire Isai che l'ha avuto, che li conosce, ma Jorginho non l'ha mai. Però questo modo di giocare di cui stavate parlando ha permesso a Rino Gattuso, in una classifica particolare redatta da Opta, di superare quasi tutti gli allenatori napoletani che abbiano fatto almeno 20 partite come media punti. No, ma non discuto. Anche il Santone Sarri. Sarri ha fatto meglio, 66%. Giorgio, io non voglio fare il saputello, ma tu ti ricordi da quando io ho nominato Gattuso? Certo, no, ma siccome tutti parlano benissimo di Rafa Benitez e poi ancora di più di Carlo Ancelotti, Gattuso gli ha bagnato il naso. Certo. Gattuso ha bagnato il naso all'uomo che ha vinto lo scudetto a Napoli con Maradona, che è Ottavio Bianchi. Sì, quindi voglio dire, questi sono numeri solo napoletani. Ecco, Gabriele Calderon, questa classifica con questi nomi, con queste percentuali di risultati ottenuti, tutto merito del manico... No. O vai ad analizzare anche chi c'è in campo? Certo, comunque una componente del campo è tanto importante. Sarri aveva forse il miglior Napoli anche a livello di individualità rispetto... Chi mancava da Sarri a Gattuso nel Napoli? Higuaín. No. E basta?
Higuaín, oh, oh, quello che mi è venuto in mente. Calleon ce l'ha avuto Gattuso. Di tutti i tempi, non solo di quest'anno. No, no, chi mancava dal Napoli di Sarri al Napoli. Ma dei titolarissimi, forse due o tre pezzi, penso. Ditemi se poco. Albiol. Era quello Albiol, sì. Albiol nei suoi panni, sì, come difensore. Qualcosina fa. Io l'ho visto portiere, difensore centrale, attaccante. Basta, hai fatto la spina dorsale. Ci siamo. Eccoci. Io l'ho visto nella finale di Europa League. Sì, vero. È capitano. E allora, visto che siamo sempre in prosecuzione di numeri, nasce spontaneo il paragone Napoli-Fiorentina come punti. Ti fa male? Molto. Ma lo dobbiamo fare. Ah sì? Ti fa male, ma lo dobbiamo fare. Vabbè, facciamo. Perché via. Questi sono a grandi linee, con i dati della Lega. Ah. La differenza punti rispetto all'anno scorso, il Napoli ha fatto 17 punti in più, la Fiorentina 9 punti in meno. La media gol è 2,26 quella del Napoli contro 1,24 quella della Fiorentina. Il Napoli ha tirato quest'anno, mediamente a partita, 619 volte la Fiorentina. No, è il totale, credo. Eh? È il totale dei tiri. Sì, il totale dei tiri, 619 tiri, sì, hai ragione, ho detto una minchiata. 619 tiri totali contro i 357 della Fiorentina, grazie Gabri. Ha fatto 86 gol il Napoli, 47 la Fiorentina. 13 gli uomini che hanno segnato nel Napoli, 12 quelli che hanno segnato nella Fiorentina. Eccolo lì il dato. È quello che è mancato al Napoli. Cioè, una, come dire, se la Fiorentina, poverina piccina, porta comunque 12 uomini in gol e il Napoli, tra virgolette, solo 13, manca roba. Perché? Spiegati perché. Allora, è un concetto che non afferro. Dando per scontato che nei 12 della Fiorentina 21 li ha fatti tutti da solo Vlahovic. Perfetto. Però perché dici che è una diminuzio? È una diminuzio perché la rosa del 86 gol Napoli in 13 persone è tanta roba, secondo me. È una dimostrazione di potenza di fuoco. Oppure, al contrario, se il Napoli buca la qualificazione Champions all'ultima partita è perché nella rosa non ha Vlahovic. A parte non ha Vlahovic. Facciamo per dire. Ok, però nella rosa, come giustamente diceva Enrico, no? Dice devi considerare anche i cambi. I cambi al Napoli quest'anno hanno fatto male, non hanno portato la macchina da gol nel globale. L'assenza di Osimhen non è stata supportata sarebbe, da Petagna. Sarebbe interessante vedere in questa quanti giocatori ha adoperato Gattuso e quanti giocatori hanno adoperato i vari allenatori della Fiorentina. Anche questo è e comunque mi dai lezione, non ci sono arrivato, non ci avevo pensato, non riesco, dato che non riesco a recuperare così al volo. Comunque Massi? No, dicevo, il dato saliente è quello del per quanto riguarda i marcatori del Napoli, ma non ha avuto un bomber come Vlahovic potesse fare fino in fondo la differenza. Insigne ha fatto 20, quindi cioè fosse stato trapiantato Vlahovic, secondo voi fosse stato trapiantato Vlahovic nel Napoli, il Napoli sarebbe arrivato in Champions, sì, tranquillo. Perché Osimhen purtroppo il Napoli non l'ha avuto tutta la stagione, avrebbe dovuto fare il Vlahovic della situazione. Vabbè, anche Vlahovic ha saltato un intero girone d'andata. No, ma io non facevo il paragone. Non facevo il paragone. Enrico, non facevo il paragone con la Fiorentina in questo caso, ma sui risultati del Napoli. Se avesse avuto qualche gol in più dal bomber, però quello con la B maiuscola. Contro il Verona ce l'aveva. È mancato come tutto il resto della squadra. No, perché non abbiamo mai la prova finale di ciò che magari ognuno di noi pensa ed è diverso dall'opinione degli altri. Perché Osimhen è stato un giocatore che anche lui abbiamo capito e scoperto come mai abbia giocato in una squadra, in un campionato di media caratura europea, perché è un giocatore che ha delle qualità immense ma ha un fisico difficile. A questo aggiungiamo il Covid, perché Osimhen ha preso il Covid e non si è più ripreso, come tanti altri giocatori, perché questa è una cosa che non dobbiamo mai sottovalutare. Lo stesso Callejon non era un fantasma perché era un ex giocatore, ma perché non ce la faceva più. Io personalmente dopo un anno la sera non cammino. Cioè, voglio dire, ci portiamo dietro delle scorie amplificate per l'età, certo. Però anche i giocatori subiscono queste difficoltà. Ci sono giocatori o atleti che non lo fanno, vedi certi nuotatori o nuotatrici.
quella ragazza di 16 anni che spolverizza il mondiale nei 50 rana, la Pilato, e che è stata in quarantena perché circondata dal virus per diverse settimane. Ma questo è difficile, capito, qualificare i soggetti. Io credo che Gattuso ci abbia provato in tutte le salse a mettere in campo certi giocatori che potevano risolvere le partite. Ho visto anche, per esempio, e chiudo, l'utilizzo che è cambiato con Gattuso di Mertens, che ha fatto il sesto uomo del basket più volentieri, tornando indietro negli anni, come faceva Sarri, sempre col giocatore belga, sì, che non era molto contento, però Sarri lo faceva giocare dal primo minuto e poi lo levava al cinquantesimo. Quindi, sembrava avesse il cronometro in mano, no? Sì, sì. Era sempre così, succedeva sempre così. Caro il nostro Nick Orbi, visto che scrivi di storie di calcio di Premier, Gabriele Calderon, tanto per restare in tema, con Febbre da 90, che ci seguirà come film. Vi raccomando, davvero, non perdetelo. Io non credo che l'abbiate più o meno visto, però... Se avete l'occasione, è uno di quei film che si riguardano sempre volentieri. Hai la risposta alla domanda di Enrico Roscitano, vero? 23 giocatori impiegati da Gattuso nella stagione, e se vogliamo dire sì, la rosa dove sono mancati i gol dei difensori, perché Koulibaly ha chiuso con 0, perché Mario Rui ha chiuso con 0, perché Maximovic ha chiuso con 0, sono mancati i difensori. E mi direte, ma il difensore non deve mica segnare. Invece ogni tanto... Però con i balè i suoi 3-4 gol li faceva. Penso alla Fiorentina si attesti quasi su 10 gol fatti dai difensori quest'anno. Perché penso 4 Milenkovic sicuro, 2 Pezzella se non sbaglio, 1 quarta, quindi siamo già a 7. Sono quelli di Cáceres? Sì. E i 2 di Cáceres, esatto, quindi 9. Intanto ti do già un acquisto della Roma. Sì? Chi è? Saka, il quello giocatore che assolutamente dell'Arsenal. Voleva assolutamente lo svizzero. Hai detto, Vittorio, che volevi parlare del portiere della Fiorentina perché ti risulta altro rispetto a Cranco. Sì, a me mi risulta che ci sia anche un interessamento per Ospina. E qui ricadiamo nel motivo per cui Dragoschi dovrebbe salutare Firenze. Sì, tra l'altro, insomma... potrebbe essere uno dei famosi quello dei 25 che ha sulle spalle la targa 25, soprattutto che ti se servono dovesse, per soprattutto se dovesse andare 24, in Germania, come sembra possa e essere. Questo perché Gattuso, come sempre, vuole un portiere che sappia giocare con i piedi. Sì. Io e Dragoschi non è Ospina non è male. Top. Io preferisco personalmente sempre un portiere che pari a uno che giochi con i piedi. Sì, lui preferiva perché Ospina piglia anche dei gol da piffero, purché pari con una certa continuità. Ecco, perché io direi perché Ospina se devi alzare l'asticella. De brutti gol Ospina recentemente. No, anche Dragoschi, abbiate pazienza, doveva essere bravo a fare un connubio tra Meret e Ospina. Che gol che prese Ospina, metterle una centrifuga e tirarne fuori uno. Coppa Italia grida amoroso, sì. Cioè, i tifosi, per dire, tanti gridano al fatto che Terracciano, comunque, quando ha giocato ha dimostrato una buona affidabilità. Ha perso una partita sola la Fiorentina con Terracciano. E guarda, dicono, che potrebbe anche essere una soluzione così, Non lo Gattuso, so se la fa né in qua né in là, non è che guarda il nome, sceglie No, lui guarda nella maniera più assoluta. Davvero uomo che è mediterraneo, guarda in faccia all'uomo. C'è una sicurezza come secondo e Ciorri, Cragno, perché ora al tutti al di là di qualche Cragno. Mi viene in mente a proposito di Terracciano, che è comunque sempre da rispettare, di quel bravissimo signore che gli scrisse una roba infamante sui social dopo la partita, quanti soldi ti hanno dato i tuoi parenti napoletani per farli vincere, cioè veramente. Io credo che l'aberrazione mentale di chi frequenta i social sia insondabile di certi, non di tutti, per senza ombra di dubbio. Ma è veramente come si possa fare come quello che aveva scritto a Simi, spero che tuo figlio muoia di un tumore al pancreas. È inqualificabile, proprio. Non so, a volte mi domando da tastiera. Li chiamano leoni da tastiera. A sanzionare un po' queste persone, però. È drammatico pensare che esista un essere pensante che faccia questa cosa. E io, quando mi trovo in questo tipo di situazioni, penso a una cosa sola: ma se ci sono ancora i suoi genitori, cosa pensano di aver messo al mondo? Non è... Verrebbe da dire, forse hanno imparato. Potevano andare al cinema quella forse sera. Forse da qualcuno ha imparato. Questo perché tu sei bravo. E spiegherebbero tante cose. Però, insomma, vabbè.
Questa è una cosa che ogni tanto mi viene in mente. Voi sapete che io sì, sono, no, sono un antisocial io, personalmente. Non bisognerebbe li, che si intervenisse un po' di più sotto questo profilo con qualche denuncia. Anche perché se no poi si corre il rischio di confondere i social con i giornalisti. Bravo, c'è anche quest'altro rischio grosso. È come confondere la lana con la seta. Uguale. Ma purtroppo capita ora, sì. Non si distingue più. Sul discorso del portiere siamo di altri tempi. Sì, infatti io mi chiamo fuori da ogni tipo di gioco prestissimo. Anche il classe 94 Cragno, peraltro nativo di Fiesole e ha fatto i suoi esordi nella Cattolica Virtus, e va bene. Non è poi così tanto più forte di Drongoschi, siamo lì. I piedi sì. Ho capito, ma è quello fa la differenza per Gattuso. Per me deve parare. Cragno para anche, dai. Cragno para, ma siamo lì tra Drongoschi e poi Drongoschi ha nazionale. Nazionale non gioca. Ma neanche Drongoschi. Ho capito. Se non chiama Drongoschi perché chiama quello del Bologna, siamo lì. Ho capito, però insomma, è sempre uno dei portieri della nazionale italiana, l'altro con tutto il rispetto della nazionale polacca. Ma c'ha anche 3 anni di più, se dobbiamo pensare in un'ottica di medio-lungo periodo, non so, dare via un 97 per prendere un 94, a me non è che... Secondo me questo invece sarebbe un segnale positivo, perché si va finalmente a prendere qualcuno che non si deve vendere, ma qualcuno che si deve fare la squadra. Cragno quanto vale per il Cagliari... Da perché per 3 mesi è mancato e Cagliari è andato a finire in zona di retrocessione. Non credo sia dovuto solo all'assenza di Cragno. Ma Cragno è bravo, gli è mancato Nainggolan in quel periodo, non è che gli è mancato il primo passo. No, gli è mancato Cragno. Cragno è importante. Secondo me il livello è circa quello. Aveva 8-9 punti sulla Fiorentina e è andato dietro la Fiorentina. E se il livello è circa quello, però Cragno sa giocare con i piedi come vuole Gattuso, già è fatto. Allora. Ci scrive Francesco una cosa sulla formazione che abbiamo messo, ci scrive appunto, ci sono sia Igor che Ribéry che per lui appunto sono riserve, e ci scrive il francese non può fare tutte le partite il prossimo anno. Ci può stare. Io parto da un presupposto, che in una squadra, è vero, guardiamo la qualità, l'esperienza, per carità di Dio, ma investire su un portiere al 101% non è una cosa fondamentale, secondo me. Cioè, nel senso che un portiere può essere mediamente bravo, ma non ti fa la differenza. Devi essere forte, non... forte per fare bravo, essere ma ora ancora meno, perché con le difese a zona e con difensori centrali che meno di 1,95 m non sono e meno di 100 kg non sono. Cordiali saluti a Martinez Quarto. Il compito è meno arduo, certo, per un portiere, certissimo. A tal punto che abbiamo visto quest'anno che i soliti noti che vengono anche dalla Serie B non hanno demeritato in Serie A. Cordaz, te mi dirai, è retrocesso, per carità, però è un onesto portiere. Montipò ha fatto bene. Io Cragno voglio ricordare, Cragno, che nel Cagliari 1, nel primo Cagliari, Cragno fu messo fuori squadra, cioè fu allontanato, diciamo, dal gruppo, perché andava male. Cioè, voglio dire, non mi sembra una cosa straordinaria. A me piace di più un portiere che a 30-32 anni... Preferisci Ospina tu? A me sì. Ma guarda, io sto per dire delle cose. A me, per esempio, come è piaciuto dall'anno scorso il finlandese del Brescia, Joronen. Ma sono giocatori internazionali, hanno esperienza. Se parte un cross, devo capire che, cavolo, il portiere è alto 2 metri, la palla la prende lui. Ma se comincia a sfarfallare, io mi preoccupo. Ecco. Sì, Drongoschi non è uno che esce, questo è vero. Deve imparare, può imparare, noi dobbiamo imparare a essere più puntuali, siamo già oltre la pubblicità da tanto. Si è fatto male Thiago Silva. Sì, problema, uscirà. Coop, da allevamenti che riducono gli antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano i pesticidi, possiamo costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Coop, una buona spesa può cambiare il mondo. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni.
Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Free Zanz. Libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Free Zanz. Professionisti contro le zanzare. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive. Dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. La nuova Italia Impianti, gli esperti del clima. Super bonus ed eco bonus, chiavi in mano. Contattaci e affidaci la tua ristrutturazione. Pensiamo a tutto noi. Ci occuperemo del percorso e delle pratiche per ottenere le agevolazioni previste per il super bonus 110%, sisma bonus e detrazione 65% e 50%. Con noi niente più grattacapi o documenti mancanti. La nuova Italia Impianti, assistenza completa su impianti di riscaldamento, condizionatori, idraulici. Con il tuo 5 per 1000 aiuti Soccorso Clown a donare magia e sorrisi a bambini e anziani ricoverati in ospedale. Da 25 anni siamo gli specialisti della clown terapia in Italia. 40.000 bambini e 1000 anziani visitati ogni anno. Dona il tuo 5 per 1000 a Soccorso Clown. Firma per un sorriso. Clown, vi aspettiamo! Hai oggetti che non usi più? Puoi cambiarli e dare a quelli usati una nuova casa. Portali al mercatino. Esponi gratuitamente i tuoi oggetti ricavando dal 50 al 70% e riceverai i tuoi soldi subito. Con un click o una telefonata puoi prenotare una valutazione gratuita a domicilio e richiedere il servizio di trasporto. Mercatino è il modo intelligente di guadagnare, acquistare e sostenere l'ambiente. Riutilizza. Vieni nel posto giusto. Sì, Gabri, scarica un po' di pareri da casa, che poi vi faccio fare un lavoro di incrocio. Ah, una cosa è certa, ci scrivono: Gattuso pretenderà da tutti il massimo impegno. Forse Viola con qualche buon innesto sarà un campionato al peperoncino, ci scrive Lorenzo, giocando ovviamente su peperoncino calabrese. Esatto. Poi su Giorginio: ma veramente pensate che un calciatore che stasera si gioca la finale di Champions verrà a Firenze? Come l'anno scorso con Thiago Silva, non illudiamoci. Ci scrivono. Non ha tutti i torti. Un po' diverso, secondo me, un po' diverso, perché per quello che riguarda... Sicuramente più giovane. Chi? Giorginio, rispetto a Thiago Silva. Fronte di Thiago Silva. Vabbè, accidenti. Appunto. Però, la differenza del, virgolette, sogno dall'anno scorso a quest'anno è che quest'anno c'è il motivo di sognare gol del Chelsea. Caro Pep Guardiola, saluti e baci. Kai Havertz. Havertz. Chi? Kai Havertz. Havertz. E chi è? Il tedesco. Il tedesco. Mai sentito nome. Mancino. No, preso, se non mi ricordo male, dal Wolfsburg, pagato un quarantino. Io vorrei vedere 22-23 anni, non è giovanino. Non sì, so sì, se sì, ci forse. Sarà un check, perché... Tanto i saluti a Pep Guardiola. No, il check c'è sicuramente, perché è protocollo VAR, quindi vediamo. Vabbè, vediamo. Dicevo, il sogno dell'anno scorso per quello che riguarda Silva, Thiago Silva, era un sogno abbastanza fine a se stesso, regolarissima la posizione. No, no. Regolare, era abbastanza fine a se stessa, perché non c'erano materialmente le prospettive, non c'era chiarezza societaria, non c'era chiarezza di intenti, non c'era un allenatore che permettesse a uno come Thiago Silva di dire vado in una squadra che sa giocare a pallone. Quest'anno è tutto un po' diverso, è decisamente tutto un po' diverso. Ma gli incroci obbligati, tanto per giocare con la settimana enigmistica, parto da Massimiliano Martini. Scusa Massimiliano, ti posso interrompere? Giorgio, ha fatto una cosa questo ragazzino? Tocco di esterno sinistro. No, no, prima del gol ha guardato il rimbalzo della palla sul terreno di gioco, perché aveva paura che incocciasse con lo scarpino e fallisse il gol. Scusate. È bravino, è bravino.
Bella tecnica. Serve di più Gattuso alla Fiorentina o Inzaghi all'Inter? Bellina questa. Bella domanda questa. Ma penso Gattuso alla Fiorentina. Perché? Ma perché la Fiorentina è una situazione di rilancio da costruire e con Gattuso lo può fare perché insomma è un nome importante su cui poter ripartire. Inzaghi all'Inter intanto è una soluzione di ripiego perché se n'è andato Conte. Poi la situazione in casa Inter è un po' più complicata sotto molti punti di vista. Quindi per te serve di più Gattuso alla Fiorentina che non Inzaghi all'Inter e il lavoro che aspetta Gattuso è più facile di quello che aspetta Inzaghi? No, sotto il profilo del lavoro si tratta di due situazioni diverse ma ugualmente difficili perché appunto Firenze si dovrà costruire qualcosa di nuovo che crea entusiasmo, che rilanci la squadra. A Milano si deve raccogliere invece un'eredità pesantissima e giocare anche la Champions League, cosa di non poco conto. E Inzaghi è vero che ha già avuto esperienza anche in Champions League e anche insomma di alta classifica, però una società come l'Inter è un'eredità soprattutto come quella lasciata a Conte, è una cosa importante. È più da campionato o più da Champions Inzaghi come allenatore, Vittorio, tu che lo conosci lazialmente parlando? Secondo me da campionato. E per l'Europa ancora deve fare un po' di strada, però nel dopo Antonio Conte, fermo restando che c'erano allenatori diciamo di un'età molto più avanzata rispetto a Simone Inzaghi, però nel dopo Conte credo che questa scelta di Simone Inzaghi, scelta che ha fatto irare il presidente Lotito perché non so com'è andata nelle ore che immediatamente successive ai colloqui romani in cui Inzaghi era stato riconfermato alla Lazio, poi ha avuto un'illuminazione sulla strada di Damasco, insomma ora ti do anche il nuovo allenatore della Lazio perché te lo dico subito, anzi te lo dico, è Sinisa Mihajlovic. Spalletti? Spalletti a Napoli. Spalletti a Napoli. È già diventato ufficiale, sì. Spalletti è ufficializzato. L'ha ufficializzato De Laurentiis. Sinisa Mihajlovic al 90%, si attende soltanto una ufficializzazione da parte del club. Per me l'Inter ha preso un allenatore del futuro. Con Inzaghi si può programmare a medio-lungo termine. Con Conte tu sai benissimo che dopo un anno barra due il ciclo si interrompe. Ma è in grado programmare? Sì, certo. È in grado? L'Inter in questo momento è in grado di programmare con tutti questo i problemi io non lo so, economici. Non mi interessa, però loro non mi interessa, cioè loro hanno preso un allenatore che fa capire che vogliono andare avanti a media-lunga scadenza, cioè non hanno preso l'allenatore X che sta un anno e poi si spaventa perché non hanno gli stipendi e vanno via. Però voglio dire, non è il nome che induce a pensare che l'Inter possa giocare per vincere la Champions League l'anno prossimo. Come non è il nome? Bene o male. Anche in base a quello che dicevi tu prima, insomma, che in Coppa europea Inzaghi non ha fatto bene. Io ho detto dovrà migliorare. Ma Inzaghi sono 3 anni che si è fatto un mazzo così e ha trasformato Lazio ha lavorato bene, ha trovato dei limoni dalle querce, perché quando una squadra va in Champions con Wallace, Felipe, Marusic, Marusic è il meno peggio, diciamo. Radu è 20 anni che gioca lì. Murichi, ma anche l'anno scorso ce n'erano altri incredibili. Cioè, voglio dire. E si fanno le cose. Lukaku, quell'altro però. Sì, che non era male. Il problema di Lukaku è che era infortunato un giorno sì e l'altro pure, capito? Quindi era un problema. Però Inzaghi, secondo me, qualcuno adesso lo rimpiange e lo rimpiangerà, secondo me, a Roma. Sì, perché alla Lazio, insomma, Inzaghi era importante anche per fare un po' di mercato, insomma. Io credo che l'Inter riusciva a valorizzare quei nomi che si diceva prima, insomma. Era la Lazio. Sì. Lui negli ultimi mesi della Lazio ha fatto il manager, capito Giorgio? Cosa che in Italia non è contemplata nello scenario degli allenatori, non so, correggimi se sbaglio. Per me ha fatto un'ottima cosa.
Sì, il problema è non problema. L'Inter naturalmente ha fatto una scelta su un allenatore che finito il si primo adattasse... tempo con il sì. Chelsea in vantaggio per 1-0. Praticamente attua lo stesso gioco di Conte 3-5-2-3-5-2 a livello di... la differenza sta, bisogna vedere la squadra che trova, perché sicuramente l'Inter 2-3 pezzi li deve vendere per racimolare quattrini. Hakimi. E Hakimi uno, credo, o Lukaku o Lautaro l'altro. Lautaro probabilmente. E poi qualcun altro. Quindi poi perdi tanti, che vedo, la, perde tanti la differenza è lo stesso gioco, però un modo di imporsi alla squadra è un modo diverso, no? Mentre Conte scendeva in campo e li trascinava. Inzaghi non è questo con tipo. Inzaghi si gioca e si deve fare in campo quello no. che lui dice nello spogliatoio o nella settimana di allenamento. Con Conte è il carattere forse che è un po' diverso. Gabriele... Però come allenatore credo che l'Inter non abbia sbagliato tanto e poi risparmia tanti soldi. Ecco, soprattutto in questo momento si parla di 4 milioni all'anno? Sì. Ecco, sì. Guarda. 4 milioni 12, sono 8 milioni che moltiplicano con dei bonus sì. sugli avanzamenti in Champions. È più importante in quest'ottica di ragionamento Mourinho alla Roma o Spalletti al Napoli? Mourinho alla Roma. Perché? Perché la Roma con Mourinho prende totalmente un'altra dimensione che prima non aveva con Fonseca. Spalletti è equiparabile, se vogliamo, a Gattuso. Spalletti si doveva risedere, non poteva rimanere fuori dai giochi. Spalletti lo equipari a Gattuso? È equiparabile nel senso bella che... Bella questa cosa per Gattuso, eh? No, nel senso che come posizioni Spalletti ha sempre orbitato tra la seconda e la quinta, sesta posizione. Perciò con l'Inter. È stato all'Inter, sì, è andato ma non ha mai Champions. Vinto, non ha mai vinto lo scudetto. No, Mourinho certo. è uno che ha vinto. E ha vinto non solo campionati... Ha fatto il triplete. All'Inter, però ha vinto anche al Real Madrid, ha vinto dappertutto. Quindi la Roma Spalletti ha vinto lo scudetto in Russia, Due, anzi, ha ragione Vittorio, due. Ok. Mourinho direi che ha vinto qualcosina in più. Sì, sicuro. E Mourinho dà un'altra totale dimensione alla Roma che si rilancia e che secondo me farà una grande campagna acquisti. Il campionato non lo so, perché chiaramente poi è il campo il giudice, però sicuramente una campagna acquisti importante. Ma vado da Gabriele Taverni per dovere di territorialità. Ma com'è che si accasano tutti e ne resta fuori soltanto uno, che è Sarri? Ma perché, allora, io devo dire che dal momento in cui Antonio Conte hanno deciso di rescindere il proprio contratto tra appunto la società nerazzurra e lo stesso Conte, pensavo che Sarri sarebbe stato il sostituto a Milano. Ah, sì? Francamente sì, pensiero mio personale, sì, senza... Sì. Probabilmente rimane la scottatura di quell'annata a Torino, non più per il risultato, anche perché ha vinto lo scudetto e quello, insomma, è un dato di fatto, rimarrà... Dicevamo anche tu e io in panchina. Però... Dicevamo anche tu e io in panchina. Sicuramente, appunto, proprio per quello, ma probabilmente il fatto di non essere riuscito ad imporre il suo metodo di lavoro, il suo gioco in una big, perché comunque diciamo in una delle tre tra Juventus, Inter e Milan, provo a considerare queste tre le big, diciamo, del campionato, probabilmente ha pagato un po' quello. Io la vedo così, ecco, secondo me ha pagato quell'anno alla Juventus e sicuramente gli allenatori che... Però effettivamente anche Spalletti era un po' fuori dal giro. E però effettivamente se ritorniamo sul Napoli, che poi ha di fatto preso il tecnico di Certaldo, non poteva, cioè probabilmente Sarri non è mai stata la vera opzione per quanto riguarda De Laurentiis per un eventuale ritorno. Però probabilmente io, risposta secca alla tua domanda, Giorgio, ha pagato un po' quell'annata lì a Torino. Perché tutti si erano per ora,
per ora, poi ci sta. Io Sarri all'Inter non me lo immaginavo assolutamente, perché è tutta una cosa diversa, dovrebbe rifare la squadra, dovrebbe fare il gioco, l'Inter è andata sul sicuro andando a cercare l'allenatore che almeno dal punto di vista della squadra e del gioco era uguale a Conte, adoperava gli stessi metodi di Conte. Sarri è una storia un po' diversa, tant'è vero che sono poche le squadre, l'ha cercato, se non sbaglio, non so se Vittorio, anche la Lazio l'ha cercato per Sarri. Per mezz'ora di tempo, insomma, timidamente. Sì, appunto, voglio dire, quindi non è che abbia tutte queste richieste Sarri, perché? Con Sarri bisogna fare un discorso tutto diverso, bisogna riprogrammare tutto un modo di allenarsi, un modo di dialogare con la squadra, un modo... Era perfetto, credo, per Firenze, per ripartire da capo era perfetto. Non è stato cercato dalla Fiorentina. Io credo che Firenze abbia scelto giusto, guarda, abbia scelto l'allenatore esatto. Io credo che la risposta sia molto più semplice per Sarri. Sarri, ho l'impressione, da quello che ho visto nei suoi pellegrinaggi a Torino, nel dopo Napoli, sto dicendo sì, a Londra con il Chelsea e compagnia, ho l'impressione che non sia affidabile per il presidente nella programmazione di un gruppo. Cioè, intendo dire, il Napoli in questo momento, per tornare all'attualità, è una squadra che ha bisogno di cambiare la sua rosa dei titolari in maniera, secondo me, come la Lazio, in maniera profonda. Quindi io ho avuto sempre l'impressione che Sarri abbia fatto un buon lavoro con le squadre già fatte da qualcuno prima. Intendo dire Chelsea, Napoli. Cioè, a Napoli non anche è che la stessa Juventus. Cioè, vi ricordate le prime partite di Sarri a Napoli, quando gli veniva contestato che gli unici giocatori che lui aveva preso erano i due o tre che allenava Empoli? È vero, Gabriele? Valdichiori, Zielinski, Mario Rui, Usaie. Ecco, quindi penso che a Napoli, con altri termini, non ci piace empolizzarci, bravo. Quindi ho l'impressione che per un grande club, ipotesi, può essere l'Inter, per esempio, la Juventus, eccetera, pensare che devi ripartire e fare un certo tipo di programmazione, forse con Sarri si fa un po' più fatica. Questo non vuol dire sostenere che Sarri è scarso, è che un allenatore fa bene il suo mestiere, sta bene in campo, forse però non sta bene al 101% a sedere in una scrivania. Questo io intendo. Sai chi non vedo bene io come acquisto, perché in tutto questo bailam di giri di panchine e cose, io l'unico dubbio che ho è quello di Spalletti a Napoli. Perché? Ma perché per l'ambiente napoletano credo che Spalletti... Per quanto riguarda la Lazio, Giorgio, ci arrivano notizie da tutto Mercato Web che scrivono di un possibile incontro domani nella capitale tra Villas Boas e Lotito. Pensa te. Vittorio ha già detto che è Mihajlovic l'allenatore della Lazio. Molto vicino. Io ho detto il 90%. Spalletti. Mi auguro che questa sia fantacalcio, perché Villas Boas, dopo alcuni allenatori in Italia, ha il record di esoneri in giro per l'Europa, sì. Quindi è una cosa, lui vive della gloria di essere stato il vice di Mourinho ai tempi di Porto. Sì, mi farebbe impazzire avere Sponda Lazio, l'ex vice allenatore di Mourinho. Sarebbe bello, un derbone che non finisce. Interessante, sì. Derbone che non finisce. No, non è interessante. Stavi dicendo di Spalletti. Ascolta tu, Certaldese, visto che sta parlando di Spalletti, poi ci decodifichi.
Spalletti è un tipo noto, è abbastanza permaloso come individuo, si è visto nel suo peregrinato. Quindi a Napoli è perfetto. Nel suo peregrinato. No. No, perché c'ha un presidente che sì, forse per malosità credo che sia imbattibile. Quindi se quest'anno Gattuso è stato talmente corretto, talmente leale con la squadra, talmente onesto con l'ambiente, tutto da condurre la squadra fino alla fine, peccato che poi l'ultima partita abbia sbagliato, mi sarebbe piaciuto al di là di questo che avesse vinto anche quella. Con Spalletti credo che dopo due o tre mesi... Non andavi in Champions Tour? No, beh, no, io ti avevo detto che noi si poteva andare... No, l'ho detto qua, ho detto che noi siamo legati a Milan e Napoli. Se sbagliano loro, noi si vince a Bologna e si va. Ma io pensavo forse, scusa, pensavo più al Milan che non lui non voleva andarci, cioè, come livello di filottata che la giorno. Deve vincere, capito? Che non andava. Ma voglio dire, Gattuso è stato, io non vedo Spalletti sopportare tutto quello che ha sopportato Gattuso. Gabriele Taverni, spiegaci, per 5-6 mesi non parla col presidente per... Ma sì, ci sta, francamente credo che a lungo termine possa diventare anche l'uomo giusto per Napoli. Se ci arriva. Penso, sì, comunque è logico che ci sarà il gioco. Per quanto riguarda la Fiorentina, io sono sempre stato fermamente convinto che Spalletti non sarebbe mai arrivato se c'era un allenatore che, insomma, su cui mettevo il pallino, che non sarebbe stato il nuovo tecnico Viola. Era proprio Spalletti. Ci sono stati dei contatti, ma noi lo abbiamo detto, insomma, anche in passato, non si sono trovati, possiamo dirlo, tra la dirigenza della Fiorentina e Luciano Spalletti. In linea generale, appunto, delle chiacchiere ci sono state, perché non è vero che non ci sono state, però non si sono trovati, quindi da lì in poi è finito tutto. Perché scrolli il capo, Vittorio? Perché è fantacalcio, quali contatti? No, io so che ci sono stati. Bene, benissimo, Luciano sarà andato a fare la spesa lì, c'è un supermercato vicino allo stadio. Inviare 10 milioni. Ragazzi, ma Spalletti vuole 10 milioni. All'anima. Ragazzi, ma le categorie sono queste. De Laurentiis glieli dà? De Laurentiis glieli ma dà. Scusatemi, vi chiedo una cosa, te a Mick Schumacher gli metti in mano la Mercedes? No. Le categorie sono queste, c'è poco da fare. E viceversa, Hamilton vuole guidare l'AS. Non gli do la Force India. Il problema grosso era rinunciare ai soldi che prendeva dall'Inter. Infatti non ci ha rinunciato mai. Ma infatti, anche perché è rimasto lì sicuro. L'ha sempre fatto, Sì, anche ma nel infatti passato. Lui non parlava sempre proprio di cose, perché non voleva rinunciare, giustamente secondo il suo indirizzo, a quello che pretendeva l'Inter. Ora a giugno scade, quindi sì, tant'è vero che il contratto gli partirà da luglio a... Ma scusate, io ora ne ha presi pochi, non voglio che si arrabbi nessuno, 3 milioni a Napoli ha preso. Non voglio che si arrabbi nessuno, però domani il colombiano Bernal vincerà il Giro d'Italia. Bernal fra un mese non andrà in una squadra che non è nel World Tour, che fa le grandi classiche delle Fiandre, eccetera. È una cosa fisiologica, non è un problema, è così. Ma che, allora io chiamo, domani io mi piace la pallacanestro e chiamo, io presidente, chiamo l'allenatore Los Angeles Lakers, sono il presidente del Borgo Rosso Basketball Club. Ci chiedi? Vieni? Ma che è uno scherzo? Ragazzi, ma è così. E io penso sia dobbiamo inventare la situazione di Sarri, che sia lui che voglia scegliere a questo punto, e non tanto le squadre che lo cercano. Sai, Massimiliano, ma nel gioco delle sedie uno rimane fuori. Io credo che lui voglia tornare all'estero. Ma l'Inghilterra è molto probabile per lui. Ma c'è anche Conte adesso che è in piedi, Sì. Conte dovrebbe andare a Real Madrid. A Madrid. Occhio al Tottenham, perché il Tottenham fra l'altro era interessato anche a Simone Inzaghi, da quello che si diceva e anche a Sarri.
però potrebbe esserci Sarri. Ma potrebbe esserci anche Conte. In Italia per Sarri non è che ci fossero tante possibilità, a grandi livelli intendo, cose che potrebbe gradire. Lo so dove aver visto bene io Sarri, secondo me, nel Milan. Ma non è una battuta ironica. Vabbè, non era una l'aver panchina, visto bene nel Milan. Non era una panchina però in palio in questo momento. Fermo, fino a 10 giorni fa certo. Non si sapeva qual era il destino di Stefano Pioli. Facendo una considerazione, allora, rientra Allegri, rientra Spalletti, rientra Mourinho, esce Pirlo. Sì, basta Sassuolo. Aspetta, fermo. Esce Pirlo, esce Conte, escono, cioè una tipologia di allenatori che passano per quelli che vogliono far giocare. A scapito, quindi a vantaggio anche dei risultati. Anche De Zerbi deve, per continuare a fare quello che vuole fare, deve andare allo Shakhtar. Cioè, l'usato sicuro che vince mi sembra che sia ritornato di moda. Sì, anche perché tutto è stato scatenato da due situazioni particolari. Gattuso alla Fiorentina. Tutto sì. È nato, e poi le dimissioni di Conte. Juventus e Inter, che erano le due panchine. E in quel caso lì sono scelte abbastanza obbligate, perché Juventus poteva andare, secondo me, solo su... l'usato sicuro di Allegri per rilanciarsi. E questo è scattato perché la Juventus ha e l'Inter ha dovuto cambiare per forza. Continuano a sbagliare. Diciamo le cose come perché? Stanno. Perché sì. Perché hai sbagliato il ritorno di Allegri, hai sbagliato il ritorno di Mourinho. Ritornare al passato, inseguire i vecchi ricordi. I vecchi ricordi. Cioè la situazione alla Juventus è sfuggita di mano. Ma non è sfuggita di mano ai giocatori o alla... lo pseudo allenatore che non è più l'allenatore della Juventus, il finto allenatore diciamo, ma il problema sono qualcosa. I dirigenti, il problema è, ma al Sassuolo Pirlo può anche far bene, ma per carità di Dio, cioè, non è un derby Pirlo-Montella per la panchina del Sassuolo. Sì, vabbè, io propendo per Montella perché si va sulla sicurezza e non sul cognome della carta d'identità. La Juventus sta arrancando perché già da alcuni mesi non riesce più a pensare al futuro, a guardarsi nello specchio e dire cosa vogliamo fare da grande. La Juventus si è pentita di aver mandato via Allegri, dopo 3 mesi lo aveva fatto. E questo è il problema principale. E infatti la testa di Paratici è stata... questi due anni sono stati... Anche quella di Nedved, perché anche lui andrà via. È il prossimo a andare via. Sì, la dirigenza sicuramente qualche errore l'ha commesso. Gli stanno pagando tutti gli errori. Paratici è cari saltato, signori, Agnelli. Il campionato sicuramente sarà più bello. Più per bello non così più bello esteticamente, più appassionante. Più intenso. Dico che ci sono dei grandi strateghi in panchina, capito? Sono tornati dei personaggi di un certo rilievo. Vedrà un calcio migliore? Non lo so. Sta di fatto che però nei quartieri alti ci saranno quei 4-5 allenatori che fino all'anno scorso non c'erano. E questo è un ragionamento che poi ci porta all'argomento del prossimo blocco. Questo tipo di riflessione porta già a dirvi, ma me lo dite dopo la pubblicità, che tra chi starà su e le altre c'è già un divario? Fermi lì, dopo la pubblicità. Ci penso. Come quelli a marchio Coop, da allevamenti che riducono gli antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano i pesticidi. Possiamo costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Coop, una buona spesa può cambiare il mondo. Zanzare? No, grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili. Offerte imperdibili tutti i mesi. Pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi. Spedizioni in tutta Italia.
Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Valle dei Fiori a Pescia, parrucche donna, tupè uomo, anche per chemioterapia. Consulenza, professionalità e discrezione per risolvere ogni esigenza dei nostri clienti. Prodotti di qualità, in capelli veri e sintetici, con una vastissima gamma di modelli, tagli e colori. Rivolgetevi con fiducia a Valle dei Fiori, via Marconi 67 Pescia. Siamo a vostra disposizione con professionalità e riservatezza. Chianti Mutua è il sistema mutualistico di Chianti Banca che da 13 anni opera al servizio dei propri associati in ambito sanitario, sociale ed educativo. Da oggi offre anche un innovativo servizio di prenotazione online, semplice e immediato, che garantisce un rimborso del 50% sulle prestazioni sanitarie. Con Chianti Mutua prenotare una prestazione è semplice e veloce ed oggi è ancora più facile e conveniente. Chianti Mutua, il welfare di Chianti Banca. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Allora, campionato più bello, campionato più interessante, campionato più giocato, distanze più acuite tra le altre, le prime e le altre? Parto da Enrico. Ci dobbiamo aspettare no. 5-6 squadre, le altre o come? Io la differenza tra quelle che lotteranno per qualcosa di concreto, partiamo diciamo l'Europa, Champions, via. Per l'Europa e le altre... ci sarà sempre alla... forse si accentuerà di più quest'anno. Allora vado a memoria, ma quest'anno la prima eliminata per l'Europa, che è il Sassuolo, è arrivata a pari punti con la Roma o un punto dietro, sì, con la Roma. A pari punti, pari punti per... allora quella dietro il Sassuolo, Verona. No, forse la Samp, ora non mi rispetto. Vabbè, guardate un po' qual è la classifica finale, ma mi pare che tra chi è andato in Europa? Sassuolo e Roma sono arrivati a pari punti. Roma eccola andata, qui, guarda la classifica. La Roma è andata per la Samp, mi ricordavo bene. La Samp sono 10 punti. A oggi sono 10 punti. No, ma sono 2, 4, 6, 8. No, troppe. Sassuolo secondo me è rimasto fuori. No, no. È rimasto fuori. Napoli e Lazio sono in Champions, sono in UEFA. E la Roma è in Conference. Sì, giusto. Le prime 4 Champions, poi UEFA, poi Roma. Allora, il Sassuolo, come avevo detto, è uscito dall'Europa arrivando a 62 punti, a pari punti. Questa è la situazione di quest'anno. Stesso divario? 10 punti tra l'Europa e le altre? Posso, di più? Posso pensare che si accentuerà qualcosa, sì. Ma sì? Ma secondo 10 me punti o di più? La situazione può rimanere anche quella nelle retrovie. Io penso... soprattutto una Juve che ritornerà a fare tanti punti. Secondo me la Juve l'anno prossimo rivince il campionato, rivince la Coppa e arriva in finale di Champions. E arriva in finale di Champions anche e la perde, con una forbice. Non la pensa così un nostro telespettatore, Giorgio, perché ci scrive quello che dice un telespettatore. Vediamo se è la stessa cosa che dice Gabriele. Il prossimo anno la delusione sarà Allegri. No, questo non lo prendo neanche in considerazione. Perfetto. No, c'è un spettatore che dice che alla Fiorentina il prossimo direttore sportivo sarà Giunto. Sì, non credo. Forse Giunto, nel 2046. Venendo Gattuso. Ma... No, distanza. E lui vuole andare via da Napoli. Sì, è vero, ma non credo. No. Non posso dire punti. Niente perché non sappiamo niente, signori. Stiamo facendo dei nomi a caso. Beh, però
Mourinho a Roma ce l'ha. Gli allenatori ci sono. Mihajlović alla Lazio ce l'ha. Mourinho a Roma. Valletti ce l'hai. Cioè le prime hanno tutte gli allenatori. Bene, ma io Mourinho a Roma intanto voglio vedere che squadra li fanno. Quello è uguale. Perché il problema è quello, cioè Mourinho va a Roma perché deve avere avuto delle garanzie. Sì. Intanto se prendono Xhaka, quello del giocatore dell'Arsenal, è un buon giocatore. Ma non è che hanno preso... non è un fuoriclasse. Insomma. Neymar... Uno che fa la differenza. Non arrivo nemmeno a Messi e Ronaldo, che ritengo ormai giocatori di un passato prossimo. Quasi ex. Non remoto, ma Zaniolo prossimo. E Pellegrini e ci costruiscano la squadra. Riparte da Zaniolo e Pellegrini e ci ricostruiscano la squadra. Ma insomma, ragazzi, quando devi trovare un portiere, perché Mirante via, sicuramente Lopez via. E il portiere arriva quello del West Ham, che non ricordo Pop. Mai. Pop. Non ricordo mai come si chiama. Credo, Ma comunque devono fare le squadre, la deve fare la Roma, il Napoli, perché signori miei, il Napoli non è che è messo bene, detto fra me e voi, anzi. Perché ha dei giocatori che ormai hanno fatto il loro tempo, secondo me. Rosa vecchia, sì. Questo capito? Sì, rosa vecchia. La Lazio è una squadra rosa che deve vecchia, rifondare in toto. Rosa vecchia. Perfetto. Allora, Gabriele Caldierone e poi Gabriele Taverni, alla luce di queste considerazioni che abbiamo fatto, la friccicoria che c'è a Firenze è respirare l'Europa. Sì. Avete visto quanti punti separano la Fiorentina da questa stagione all'Europa? Un abisso per i 22. Con una differenza però abissale. Arrivati a questo punto, e poi parti, 22 punti da recuperare. Sì. Con queste che restano queste. Sì. 22 punti da recuperare. È roba, però c'è un primo, diciamo, tassello a favore della Fiorentina. Che Dusan Vlahovic giocherà a titolare dalla prima giornata di campionato, sì. E non da gennaio in poi. Quindi già questo è in una fase di rendimento rassicurante. Primo tassello. Il secondo è che Gattuso ti garantisce una campagna acquisti per un allenatore di fascia medio-alta, non di fascia, non ce ne vogliano, medio-bassa. Quindi questo incastro ti può portare, secondo me, già una decina di punti. E il resto ci deve mettere la mano Gattuso, deve confermare i numeri che giustamente evidenziavamo in apertura. Non ci si può nascondere dietro un dito. Commisso nella scorsa stagione disse voleva fare un punto in più, ha fallito. Quest'anno dice vuole stare stabilmente nella parte sinistra del campionato, che equivale a dire settimo ottavo posto. Quindi se la può giocare, certo, e se la deve giocare, perché altrimenti è fallire la terza stagione di fila. Io sono d'accordo con quanto ha detto Gabri, aggiungo una cosa che è un po', tra virgolette, un mio cavallo di battaglia da metà stagione. Penso sarà importante anche responsabilizzare la squadra che andrà creata, perché comunque dettare un obiettivo che non sia il solito stare dalla parte sinistra della classifica, per quanto mi riguarda, è importante. Perché quando comunque scendi in campo per giocartela, quindi per 38 partite, devi secondo me avere un obiettivo. Devi e avere che obiettivo gli dai allora quest'anno? Lottare fino in fondo per il settimo posto. Se poi arrivi ottavo o nono va bene. Vuol però, dire recuperare 22 punti. Sì, esatto. Provare a recuperarli. Se poi arrivi a 3 punti dal settimo posto e arrivi ottavo o nono, ripeto, per me... Te la sei giocata. Te la sei giocarsi l'Europa, per me è questo. Cioè, questo divario è anche scaturito dal fatto che se rivediamo la classifica... No, ti faccio vedere i numeri di quest'anno della Fiorentina. Ecco, guardiamo anche noi, però... I numeri della Fiorentina. Però sulla classifica vorrei dire che quelle che guarda, hanno fallito... La Fiorentina ha fatto 40 punti, sì. Sono alcuni dei numeri, Sì. Ha preso 59 gol, 1,59 partita, ne ha fatti 47, 1,27, ha 9 punti in meno rispetto all'anno scorso. E risulta essere, così sono tutti contenti, la stagione peggiore dal fallimento in poi per quello che riguarda i punti fatti, perché sapete che subito dopo la fine del campionato c'è stata una piccola querelle che onestamente da uomo sì, di comunicazione che ha qualche punto. Annetto sulle spalle era una comunicazione, era una puntualizzazione della quale se ne doveva assolutamente fare a meno, perché bisognava guardare avanti, sì. Perché le società che entrano in queste piccolerie non... Ma perché è sbagliata la precisazione? Il fatto no, più è vero, eclatante sono, di questi numeri punti. Sono i gol subiti. I gol subiti 1,59 cioè, quasi 2 1,6 di media a partita, è tanta roba per i gol subiti.
Sì. Sì, ma io dico solo quelle partite, tanta roba. Quelli hanno fatto la differenza nei punti. Prendere un allenatore come Gattuso significa fare la squadra che pretende Gattuso. Per avere dei risultati l'allenatore deve avere la squadra e dare le indicazioni. E quindi io penso che si parte da un presupposto totalmente diverso. Recuperare i 22 punti non credo sia difficile, basta avere la partenza giusta del campionato, mentre la Fiorentina ha buttato un girone d'andata completamente alle ortiche. Anche questa tua considerazione, attenzione, perché se non ricordo male i criteri di compilazione dei calendari, chi arriva in fondo nelle prime giornate ha agli avversari più tosti, sì, solitamente sì. Comprese le neopromosse. Ciò avvalora un po' quello che dicevo io, che Gattuso sicuramente avrà preteso, nel parlando con Commisso, la squadra che lui vorrà fare. Sicuramente lui blinda la difesa, questo è poco ma sicuro. Perché Commisso facilmente dice voglio andare nella parte sinistra, anche l'anno scorso voleva andare a Io voglio uscire a cena con Monica Bellucci. Se non hai la squadra non ci andrai mai nella parte sinistra, quindi... Comunque venendo il cartello di prima, no? Che si riferiva alla differenza dello scorso anno. 9 punti. Di mezza è il gap attuale, perché i 9 punti... Ci fossero stati quest'anno, si sarebbe intorno ai 10 di differenza, quindi sì, ne avevi 20, il recupero, ne avevi 13, ecco, 13 punti. Questa è stata proprio una stagione disgraziata. Però, per tanti motivi. Appunto, io faccio anche un'analisi. Su quella precedente recuperare sarebbe un po' meno difficile, ecco. A livello di classifica, però, questo ampio divario è dovuto anche al fatto che le ultime 5 classificate, 6, hanno fatto pochissimi punti e quindi di fatto le grandi hanno aumentato il gap. Cioè, se riguardiamo la classifica... Sì, corretto, cioè, corretto, corretto. Quindi il fatto che la Fiorentina deve recuperare 20 punti, ovviamente è vero, però potrebbero anche bastarne un po' meno per entrare in lotta europea. Te ne può bastare anche 10, 12, perché il Parma che chiude a 20 punti... Scusa Massimo, resta un attimo con la classifica, cortesemente. Perché io faccio... Prendiamo, diciamo, come linea di sbarramento la Roma, no? Giusto? Sì. Che fa la Conference, 62 punti. 62 punti, se pensiamo al Parma che in 38 partite non arriva a farne praticamente uno ogni due, spanna più chilometro meno, ma certo. È troppa poca roba. Crotone 23, solito principio, sì. È troppo poco. Quindi, però cioè, tu hai la Sampdoria 52, punti. Verona 45, sì. Genoa 42, certo, Bologna 41. Certo. Ma ho capito dove giustamente vuole arrivare Gabriele, che non, cioè bisogna... Quando si dice alziamo l'asticella, giusto Gabriele? Sì. Devi guardare non la quota 52, non serve a niente. Devi arrivare verso quella quota 62. 60. Sì, allora, è logico. Il settimo posto al termine della stagione 2019-2020 era a 62 punti, uguale a quest'anno. Quindi vuol dire che quella... Per cui chi l'Europa arriva, è lì. Chi arriva settimo, l'Europa è lì. Deve fare almeno 60. Il settimo posto. Questi sono numeri che ci permettono di fare... Di parlare. Chiaro. Il prossimo anno si parte tutte a zero. Verissimo. Quindi dipende dalla squadra che Commisso ti mette a disposizione. Bravo. E prendo un pezzetto del discorso di Gabriele che... Che magari è una castroneria. No, che trova veridicità, proprio partendo dal fatto che hanno fatto troppo poco. Se nell'anno prossimo Venezia, Empoli e Salernitana risultano essere un po' più toste... Sì. Di Parma, Crotone, Benevento, si alza la quota salvezza. Alzano la quota salvezza, levano punti da quelle che sono che ora sono a 62, certo. Tanto per banalizzare il concetto, e tu che devi arrivare a recuperarne 22, magari ne devi recuperare meno perché l'Europa si abbassa. È questo il mio questo ragionamento. Volevi dire. Sì. È una considerazione che ci sta. Non possiamo saperlo. Esatto, stiamo sempre facendo ragionamenti con i massimi sistemi. Sì, comunque i numeri sono quelli, perché ritornando indietro la quota del settimo posto è più o meno sempre lì, a 63, e la Fiorentina l'ultima volta ci si è avvicinata è stato nel 2017-18 con l'ottavo posto con 57 punti. Allora l'Atalanta arrivò settima con 60. Quindi la Fiorentina Totale punti più basso del settimo posto. 60 dell'Atalanta
in quella stagione lì. Quanto tempo è che la Fiorentina non arriva a quota 60? Una vita. Eh sì, bisogna andare più... Dall'ultima volta che è andata in Europa, probabilmente. Bisogna andare più indietro. Penso sì. Paolo Sosa. Credo 14-15, sì. Benissimo. L'ultima cosa, prima di andare in pubblicità e salutare Vittorio Betti, che questa sera ci stacca prima, qualcuno dei vari opinionisti che stanno scrivendo sui siti, che è il mondo che frequento con più frequenza, ha scritto... Non mi ricordo neanche più dove che l'ho letto, e vado a bocce larghe. L'arrivo di Gattuso sta a significare comunque una struttura lavorativa diversa voluta dal padrone della Fiorentina tra i suoi accoliti. Sì. Perché se è vero, come credo che sia vero, che Gattuso fa il mercato, la figura di Pradè viene scavalcata, un pochino ridotta. Scavalcato. Se è vero come è vero che c'è il rapporto diretto padrone della Fiorentina Gattuso, barone uguale, l'uomo di fiducia del padrone della Fiorentina viene bypassato. Ah, sì. Anche voi avete questa sensazione o date questo tipo di lettura? Sì. Ma non poteva farne a meno la Fiorentina di questo. Ah, non poteva farne a meno. Insomma, risulta commesso da quando è arrivato con lo stesso staff dirigenziale, non è riuscito a schiodarsi dalle posizioni di coda della classifica, quindi qualcosa di diverso si doveva fare, no? Sì, ma secondo me sono state anche pretese da parte di Gattuso di essere, oltretutto c'è anche, di essere lui il diretto interessato al mercato, visto che una volta il mercato lo faceva la dirigenza e l'allenatore, non so, perché i poveri Achini, i Prandelli, continuavano a chiedere un regista e arrivavano tutt'altro. E dai tempi di Sosa che è stato così, non, quindi Gattuso sicuramente a conoscenza di tutto avrà chiesto delle garanzie esplicite. O al limite avrà chiesto il direttore sportivo di sua parte, e allora giunto le potrebbe anche essere Vit. Un... Sì, se posso ti faccio questa mini dichiarazione e certo. Poi se mi puoi congedare, no? Grazie. No, volevo dire, ha ragione Massimiliano Martini, nel momento in cui ci sono stati 2 anni tragici, nei rapporti anche fra la piramide, cioè fra i vertici societari, e colui che ha condotto la squadra, si sono alternati tanta gente, decine di allenatori in questi ultimi anni, e questo deve avvenire. Secondo me è una cosa assolutamente scontata e la accolgo con ottimismo, perché se si riesce a ottenere un dialogo fra certuni che possano bypassare ciò che abbiamo passato, scusate il gioco di parole, in questi ultimi mesi, Massimiliano, sì, sì. Ben venga. Io applaudo a questa cosa, anzi ti dirò di più, secondo me dovrebbe essere, due cose, dovrebbe essere delegato Gattuso e dargli maggiore responsabilità decisionale anche come una sorta di manager, io sono un po' fissato. All'inglese. Esatto, io sono un po' fissato con questo, cioè l'allenatore spesso in Italia viene considerato quello che se ne sta a sedere in panchina, perché tanto gli allenamenti durante la settimana lo fa non tutto si lo vedono staff, mai, e poi lo fa li conducono gli altri uomini dello staff. E poi, seconda cosa, ma non per sminuire il lavoro dell'allenatore, viva Dio, ma promuoviamo un po' certi personaggi a livello dirigenziale. La Fiorentina ce l'ha in casa, diamogli maggiore responsabilità. In questo caso però, se si segue l'onda di ragionamento che stiamo seguendo, credo che tu ti riferisca a Antonioni, no? A Giancarlo Antonioni, certo. Mi pare che questa sua figura venga ulteriormente invece ridotta. Ma se questo è un problema, e questo sarebbe un problema di Gattuso. Basta. Ciao Vittorio, grazie, ci vediamo sabato grazie. Prossimo. Ciao, Vittorio. La ciao, Vittorio. Strada per uscire grazie. La conosci. Ciao. No. Comunque, no, quello che diceva Vittorio sembra che questa le società si stiano tutti cercando di adattare a questo tipo di figura, perché la Juve affiderà ad Allegri il mercato, sarà Allegri a scegliere i giocatori e a chi deve andare via, tant'è vero che lui la prima mossa che sta facendo è quella che vuole trattenere Dybala, far rinnovare il contratto a Dybala. Mandare ma la stessa Roma con Mourinho fa il manager, fa l'allenatore, ma farà la squadra, cosa che non farà mai Spalletti a Napoli,
perché a Napoli con De Laurentiis sarà difficile. Ma perché lo chiami De Laurentiis? Io vorrei sapere perché ti è venuta sta roba stasera. De Laurentiis ci sta bene, cioè, è bellissimo. Onestamente è la prima volta che lo sento, ma è bellissimo. De Laurentiis è bellissimo. Sarà difficile che faccia il manager da buon antagonista della Juventus per diverse stagioni. La squadra no. Non è mai stato antagonista della Juventus. Ecco. Vorrei scherzare, Massimiliano. No, scusate, non si abbassano. Così se mi sono permesso. Non si abbassano. Anche quest'anno se la sono fatta. Fatto tutto da solo, è vero. Su questo non ci ho creduto. Ho fatto tutto. C'è una domanda da parte di Sandro che ci scrive: ma nessuno parla più del rinnovo di Vlahovic? Siamo sicuri che rimarrà? Caldi Calderon. Penso proprio di sì. Per non un anno sicuro. Non è una delle condizioni a posto anche Gattuso, no? Ma per un anno sicuro. Cioè, comunque per me è sbagliata la strategia. Vai Gabri, poi... Sì, scusami. Cioè se è sbagliata e... Vedi, mi sono truppato. La domanda. Più, allora, il discorso è questo. Se la domanda è rinnoverà sicuramente, sì no, io credo di no. Se rimarrà sicuramente, sì no, secondo me sì. Però io mi pongo questo quesito, no? Ma se Vlahovic non rinnova, si arriva alla fine del prossimo torneo in cui il valore di Vlahovic sarà dimezzato. Sì. Ora, perché? È vero che... Perché? Perché poi va a scadenza. Perché va in scadenza. Ah. Andrà in scadenza nel 2023, quindi Vlahovic da 50 milioni ne varrà 25. Se tu vuoi monetizzare, ora o mai più. Io sarò franco, anche se non mi chiamo Franco. Anche se sei Gabriele. Però, insomma, io non la vedo come una strategia di... Poi... È logico però, pensare che... Però guadagni tempo. Esatto. Quello hai è sicuro. Quest'anno per metterti seduto al tavolo e discutere. Non solo. Se la Fiorentina facesse il miracolo sportivo di qualificarsi per qualcosa di bellissimo, allora è chiaro che dopo... Ma bellissimo intendi, molto bellissimo. Vabbè, e ora... Ma insomma, anche tornare in Europa League andrebbe bene. Con poi tifosi, non dobbiamo... Anche l'Europa League andrebbe bene. Io credo che per la carriera di... Perché Vlahovic, comunque, non ci dimentichiamo che... è tra virgolette ben consigliato da un signore, Fali Ramadani, che a Firenze qualche anno fa praticamente faceva il direttore sportivo. Il procuratore ufficiale è Ristic. Ristic. Poi vabbè, dietro. Lasciamo fare. Ok. La squadra è quella. Fa parte team, del mondo Ramadani. Esatto, la camisetta è quella di Ramadani. Quindi cosa significa? Che conoscendo le dinamiche fiorentine, sa bene che se la squadra dovesse qualificarsi per l'Europa, lui a Firenze, diciamo, a tutti i bonus che vuole, quindi essendo sicuro... classe 2000 ha tempo per andare in un top club, non c'ha quella magari fretta, ecco perché dico secondo me non rinnova e si mette nella condizione di stare alla finestra e poi vediamo che succede quest'anno. Sì, no, l'argomento tuo Gabriele però vale nel caso in cui non rinnovi. Sì, nel caso in cui non rinnovi io avrei tanti dubbi. Lo venderesti? Gente... Io gli farei rinnovo invece. Io credo che la Fiorentina abbia tutto l'interesse a rinnovare con Vlahovic. E questo è chiaro. Per un semplice motivo, se non rinnovi poi diventi... Chiesa 2 la vendetta. Allora ti conviene venderlo davvero. Quindi, secondo me Vlahovic, per come è considerato a Firenze, per 2-0, ho sbagliato il raddoppio il Chelsea. Gran contropiede. Vlahovic, se viene accontentato nelle sue richieste, che sicuramente non saranno basse, ma credo sia giusto così, perché da 700 700.000 euro che prendeva sicuramente lui almeno a 3 milioni ci vuole arrivare. Ma sicuramente. E questo non credo che sia uno scandalo. No, quindi, infatti credo che l'unico problema che c'è e sia la clausola rescissoria che vorrebbero che uno la vuole alta e l'altro la vuole bassa. Per avere la possibilità di andare via. Però cioè, anche il rinnovo contrattuale, quello che dici Enrico è giustissimo, lui se lo meriterebbe l'aumento di ingaggio, siamo tutti d'accordo. Però la Fiorentina dal canto suo può anche dire, te hai un contratto fino al 2023, te rimani qui e io non ti rinnovo più. E questo sarebbe l'errore, perché se fai questo discorso... prossimo anno lui se ne va, no, l'altro anno, considerate che Chiesa... un campionato lo fa, ma poi
Però intanto la Chiesa è stato a paragone di scadenza di contratto, sì, è stato ceduto, è come se Vlahovic andasse via quest'estate, perché Chiesa è stato venduto nell'estate, sì, 2020 e aveva scadenza a contratto 22, quindi Vlahovic, siamo nell'estate, è praticamente la solita situazione, cioè, con una differenza, che la Fiorentina quando Chiesa è stato venduto era una Fiorentina povera. Sono d'accordo. Ora per era l'inizio del ciclo commisso. È vero, diverso. È vero. Era compromesso, sì, anche il rapporto con Chiesa, non era più possibile arrivare. Ma da tempo. Questa è tutta un'altra situazione, secondo me. La Fiorentina. Ma lei, dottor Micheletti, deve, prenderebbe può o no? Rinnovare. Se lui non rinnovasse. No. Personalmente la mia partenza è completamente diversa dalla vostra. Mm. Se io ho un interlocutore che veramente. Veramente, ma questo non perché è Vlahovic, questo perché io ho un concetto di gestione diverso, tutto mio. Se io ho davvero uno che mi dice Vlahovic 50, ci metto 0 minuti a darglielo, perché io con 50 di Vlahovic ne compro 2 e rafforzo la mia rosa, perché una rosa con un numero 1 secondo me è meno forte di una rosa con 2 numeri 2. Però per far così ci vuole uno bravo come Giorgio Micheletti, no, che sceglie 2 buoni sicuri, ad esempio, perché se devi spendere poi 18 per Duncan sei punto, prende a 2 Amrabat come l'anno scorso, allora è fermo restando che Vlahovic, fermo restando che Vlahovic il prossimo anno si deve riconfermare, e quindi anche se non fa 21 gol ne fa 20, va bene, può stessa, fare anche 15 pochi. Che trovi una squadra alla Fiorentina che gliene offre 50 quest'anno. Ho detto una cifra, Sì, 50 quest'anno mi sembra difficile. Ma ancora più difficile mi sembra trovarne 2 con 50 milioni che possano sostituire. Secondo me con poco più, ora parliamo sempre di 25 buoni, non li trovi? Non so se buoni, e chi sono? Fammi qualche nome. Secondo me, se l'Atletico offre 20 per De Paolo, secondo me, Enrico, con le cifre che ballano ora, con poco più di 60 prendi Berardi e Belotti. Con le cifre che ballano adesso, è meglio la Fiorentina con Berardi e Belotti? Secondo me, sì. Guarda per Locatelli, chiede 40 milioni il Sassuolo, e quindi per Berardi, non so se si accontenta di 25 milioni. Fermo restando il fatto che stiamo facendo questa analisi sulla rosa che ha finito la stagione della Fiorentina, non sappiamo chi entrerà. Chiaro. Se nella Fiorentina di quest'anno dovessero entrare Isai, Politano, chi caspita avevamo messo dentro d'altro di nuovo, basta, mi pare. Giorginio. Dio santo. Allora credo che anche il procuratore di Vlahovic dice rinnovo, dove firmiamo? È chiaro, ma certo, per questo dico sicuramente. Però a oggi io Fiorentina, che non so chi mi arriva, perché non so che tipo di mercato può essere, siccome devo avere un sacro rispetto dei soldi e un sacro rispetto delle aspettative dei miei tifosi, devo essere, nel caso non sapessi chi arriva, così tanto bravo da, se ho un interlocutore con denari veri e non quelli del Monopoli, non un affare alla Chiesa, insomma, perché che Chiesa lo finisci a prendere fra 4 anni quando non te ne frega più nulla ad averli presi, perché sono là, ti sono serviti solo per poterli scrivere sul bilancio, per fare la classica fantasia finanziaria. Se io ho la certezza di avere qualcuno subito, io faccio il sacrificio di Vlahovic, perché secondo me la rosa della Fiorentina ora, senza Vlahovic e con Belotti e Berardi, è più forte. C'è un problema, cioè secondo me il ragionamento a me piace, in linea di massima. Apro e chiudo una parentesi, non è frutto mio, e poi andiamo in pubblicità, Massimo, e recuperiamo subito dopo. È l'applicazione di un ragionamento fatto in sede Inter quando arrivò Ronaldo. Sì. Dopo il primo anno fantasmagorico, Moratti e i suoi dissero, e allora che si fa? Per poter migliorare una rosa e stare a quel livello ci vogliono 1000 miliardi. Se arriva uno che me ne dà 90, io ne prendo 2 da 45 e sono più forte. Sì, no, sì, no, sì, no, sì, no. Punto. La pubblicità, grazie. Mm.
insieme continuiamo a scegliere prodotti come quelli a marchio Coop, che provengono da allevamenti che riducono l'utilizzo di antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano sempre più l'uso di pesticidi. Riusciremo pezzo dopo pezzo a costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Coop. Una buona spesa può cambiare il mondo. La tipografia Baroni e Gori, dal 1968, è presente nel settore della stampa editoriale, commerciale, packaging, etichette, campionari tessili, sviluppo grafico e pubblicitario. Facciamo parte del circuito Inviola. Acquista da noi la tua raccolta punti. Se non hai ancora una card, chiedila a noi. Visita la nostra pagina Facebook o il nostro sito baroniegori.it. Contattaci per un preventivo gratuito. Ci trovi a Prato, in via Fonda di Mezzana 55P, con entrata da via Sabadell. Incorniciate dalle bellezze naturali dell'Isola d'Elba, immersi nella campagna elbana, a pochi passi dalla spiaggia di Marina di Campo, appartamenti dai Balleri, arredati con cura, completi di ogni comfort, quiete e relax garantiti. Per una vacanza indimenticabile, appartamenti dai Balleri, www.casevacanzadaiballeri.com. La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo: crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la Banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Da Giorgini puoi trovare molti servizi, fra cui autofficina, gommista, centro revisione auto e moto, carrozzeria con auto di cortesia, gestioni pratiche, noleggio auto e furgoni a 9 posti, impianti e revisioni di bombole metano e GPL. Tutto fatto con la massima professionalità e dedizione al nostro lavoro. Giorgini, Viale Europa 95E, Casalguidi, Pistoia. Ovviamente, ritorno sulla considerazione Vlahovic, le nostre sono soltanto opinioni, non vogliamo trasformare con questo discorso potenziali notizie nella maniera più assoluta. Non sappiamo se Vlahovic resta, non resta, e in questo momento è impossibile saperlo. Sono delle considerazioni, delle opinioni che in quanto tali non possono essere né giuste né sbagliate, condivisibili o non condivisibili. Questo lo ricordo sempre perché questo tipo di trasmissione è fatta sul confronto di opinioni, questo discorso è. Però mi pare comunque di capire, e parto da Gabriele Taverni, che c'è entusiasmo. L'arrivo di Gattuso lo paragoneresti all'entusiasmo che ha scatenato l'arrivo di Gattuso? Lo paragoneresti all'entusiasmo che scatenò l'arrivo del padrone della Fiorentina 2 anni fa? No, lo paragono al primo Prandelli, se proprio devo provare a paragonarlo a qualcosa, perché anche Prandelli, al di là della brevissima parentesi di Roma, che poi insomma fu costretto a lasciare per i problemi di salute della moglie, arrivava da diverse stagioni. Perché a Roma lui non cominciò neanche il campionato. Non cominciò neanche, una parentesi praticamente 2 mesi, solamente il ritiro estivo. Arrivava Prandelli da una situazione... per certi aspetti ovviamente con club diversi, perché lui aveva fatto 4 anni a Parma,
però 4 anni a Parma veramente pieni di successi, pieni di, comunque di calcio, anche ad alti livelli, perché comunque arriva Febbre 90, state lì. Ha gestito calciatori importanti, quindi se devo paragonarlo, lo paragono a quello, ovviamente in un contesto completamente diverso, perché lì la Fiorentina si era salvata all'ultima giornata e arrivava da i primi anni di gestione della Valle e quindi dalla Serie C prima, poi dalla Serie B, quindi il contesto è un po' diverso, però se devo paragonarlo a qualcosa, all'arrivo appunto di Cesare, del primo Cesare Prandelli a Firenze. Un paragone che ci sta, seppur Gattuso, cioè io dico questo, la sensazione che ha dato è che finalmente si torna a parlare di calcio e vuol dire che un campionato brutto come quello che abbiamo vissuto, no, mamma mia, un campionato che abbiamo vissuto come l'ultimo, insomma, non lo rivedremo più, io spero che per sempre, però vuole, almeno per qualche anno, per sì, per fare così il peggio ce ne vuole. Il concetto è che Gattuso, cioè per scendere comunque da Napoli, ribadisco, cercato dalla Lazio, cercato dalla Juve, cioè, per venire a Firenze, perdonami, correggo, per Gattuso non è uno scendere, no, ok. Però per Gattuso è un venire sfida, a lavorare, no? In una piazza dove ha ottenuto determinate garanzie, dove ci sono determinate prospettive. Esatto. Io credo. Però, e questo è già interessante. Non è vieni a prendere, anche perché comunque gli hanno raddoppiato l'ingaggio rispetto a Napoli. 2,5 milioni contro 1,2. Quindi voglio dire, l'offerta della Fiorentina è da allenatore di fascia medio alta. Per 2 anni. Con opzione sul terzo. Quindi vuol dire c'è un minimo di progetto. Io credo che la soddisfazione, la gioia che si vede in questi giorni da parte della tifoseria sta nel fatto soprattutto che finalmente non ne potevano più di vedere il giro Montella, Iachini, Montella, intermezzo Prandelli, ritorniamo a Iachini e Montella, non ne potevano veramente più. Non siamo il Genoa. E vedere sempre una squadra giocare male, giocare peggio, andare peggio. Quest'anno la peggiore Fiorentina degli ultimi 10 anni. Credo. 20. Degli ultimi 20. Quindi, punti fatti. Andare a prendere un allenatore come Gattuso porta veramente a fare un sospiro di sollievo, non se ne poteva più. Quindi c'è la speranza che veramente sia una ripartenza della Fiorentina, lo dice lo stesso commisso, vuole andare sistematicamente nella parte sinistra della classifica. E Gattuso, credo, sempre se viene cooperato e accontentato nelle sue richieste, è una cosa che può fare benissimo. Ti volevo chiedere, Giorgio, sì. Ma Kakorin non l'ho visto nella tua... A Careggio. Nella formazione. Non l'ho visto nella formazione. Ma in tanti non lo hanno visto, guarda. Tu al posto di chilometri, al posto di Ribéry? Ma era stato comprato come giocatore del futuro. L'ho visto nemmeno. Era il giocatore del futuro. Guarda, ti dirò, per come conosco le metodologie di lavoro di Rino Gattuso, vedrai che Kakorin è uno di quelli che trarrà vantaggio. Ma pensa, no, ma se sta nell'ottica o bene meno male male. Se sta in piedi. O bene meno male male, Ah sì sì, assolutamente sì. No, Gabriele Taverni, mi hai lasciato perplesso nel fatto, quando mi hai raccontato che l'ultima fotografia posta per l'operazione ai turbinati fosse così, uscita, no, insalutata ospite. Sì, perché praticamente è uscita questa foto sul suo profilo Instagram, lui ha messo solamente la foto. Non... Vedete l'errore di usare male i social? Io società proibirei a tutti i miei calciatori di usare i social. Per fare i fatti loro, cioè chi se ne frega, perché devi mettere una fotografia? Più che altro perché ha allarmato anche inizialmente un po' tutti, addirittura... Come sta? Ha preso una botta, è ritornato indietro. Addirittura devo rivelare una cosa, inizialmente neanche insomma i diretti interessati sapevano chi niente. Chi sono, cioè, i diretti interessati? Nel senso, noi abbiamo chiesto notizie anche alla Fiorentina e inizialmente insomma nessuno ci ha dato risposta all'inizio, poi la risposta ci è arrivata successivamente, ovviamente, che lui si era operato ai turbinati. Quindi questo è un retroscena divertente, insomma, di questa cosa, anche perché fortunatamente parliamo di un'operazione
però sì, di prassi, ecco, non si fa mancare niente Cacorin, anche l'operazione turbinate, mancava questo nel suo panorama medico, così è arrivato anche questo. Speriamo che abbia dato tutto quello che doveva dare. Meno male l'avevamo fatta arrivare. Ah, ma è medico lei? Meno male l'avevamo fatta arrivare a Roma per fare le visite mediche a Roma. Sì, vabbè, e non si fidavano di farle in Russia, l'ho fatta a Roma. L'ho trovato sanissimo. A Villa Stuart. Vabbè. L'ho trovato sanissimo. Montedomini. Siamo a un minuto dalla fine della finale di Champions. Dai, tempi regolamentari. Vince il tuo amico Guardiola, Gabriele Calderone. Veramente vince il Chelsea. Appunto, e io dico, tipo vince il tuo amico Guardiola. Ma perché mio amico? Io ero per il Chelsea, come il mio amico? No? Confessa fondamentalmente. Sono due paia di pantaloncini del Chelsea. Che uno come Guardiola è uno che ti piace come allenatore. Ti piace il tiki-taka che faceva lui, il guardiolismo, l'onanismo calcistico esaltato dal... Cioè, sicuramente mi resta più simpatico di Tuchel, questo Attenzione. Sì. No, non succede nulla, stai tranquillo. Il Chelsea questi palloni li sgonfia con le con i denti piuttosto. Vabbè, che io le ricordo a lei, dottor Michetti, che quando parla e fa pronostici succede l'opposto, quindi non succede niente. No, l'ho già visto. Sta a vedere, ora fanno tre finite due morti, sta a vedere. Gli è arrivata la squadra più indigesta a Guardiola, perché quest'anno l'ha fregata spesso e volentieri. E ora sarebbe la terza volta su quattro partite disputate. Cioè, 7 minuti di recupero, Oddio. Devo dire che allora non è ancora finita. Ha visto? È ancora finita. È lunghissima. Lei rettifica, Su 7 minuti può succedere ancora di tutto. C'è stato l'infortunio di De Bruyne. Sì, uno di De Bruyne è uscito. È stato 5 minuti a terra praticamente. Sì, ha messo KO Rudiger. È tutto quello. Ha preso una botta, poveraccio. L'oggetto dei sogni, dei vaticini di Jorginho, si è fatto un mazzo tanto stasera. Non ha mai brillato. Però non ha mai mancato un appuntamento, una chiusura, una copertura, un rilancio. Ora porta palla sempre, comunque. Sarebbe tanta roba. Fallo di esperienza questa. Scarica finale, caro Tavernicchio. Sì, ancora ci scrivono se Vlahovic l'anno prossimo farà 25 gol e il suo valore ovviamente sarà tutto in salita. Quest'anno il Napoli non è andato in Champions per colpa di Gattuso, scrive Alberto da Siena. Questa è una verità. È colpa di Gattuso. È una verità. Però le attenuanti Gattuso ce l'ha perché non aver avuto... Perdonatemi, vorrei sapere qual è la colpa di Gattuso? Non aver battuto in Verona. L'ultima partita con Verona è una finale e non ha vinto. E non solo, perché insomma il Napoli nelle ultime partite era in crescita con... Ma vi faccio rivedere la media punti di Gattuso nelle panchine del Napoli? No. È secondo, è dietro solo a Sarri. Lo so, però ragazzi, il calcio è fatto di episodi, eh. E uso malamente il termine questo qui perché è dispregiativo. Gattuso ha giocato per due terzi della stagione con un terzo della rosa. Sì, e infatti è questa fuori Osimhen, fuori Mertens, fuori Koulibaly, fuori Fabian Ruiz. Ha fatto i miracoli. Ma che pretendevano e che colpa è? Ma ha giocato contro un presidente che gli dava contro, allora, ragazzi, che allora... sperava perdesse molto prima. Lui sì, è stato bravo a arrivare proprio all'ultima giornata a perdere la partita decisiva. Altro punto a favore di Gattuso. Probabilmente ha fatto incavolare molto della Mentes quella sconfitta. Sai che adesso stai convincendo anche a me a chiamarlo della Mentes. Della Mentes. Veramente, mi hai aperto un mondo per quello che riguarda. Ah, peraltro c'è una foto che delle agenzie che ritraggono lo Tito che è andato sotto casa di Inzaghi alla moglie di terza categoria a Digne 4. L'ha avuto faccia a faccia. Alla moglie di terza categoria? Alla mo di terza categoria, no? Cose si vedono. Non mi risulta primo non mi risulta qualitativamente di terza categoria. Tre mogli diverse, una di la famiglia Inzaghi è particolarmente amante dell'aspetto muliebre, però addirittura tre mogli non li faceva Simone Inzaghi. Vabbè, viva la bigamia! Perché bigamia? Tre mogli, due, tre, quattro. Una di primo, una di seconda e terza categoria. Terza categoria, soprattutto. Vedete, a quest'ora della sera ormai capiamo fischi per fiaschi sotto tutti i punti di vista. A proposito, ne approfitto per dirvi che fino al 20 di giugno ci troverete sempre, venerdì con Greta Beccaglia, sabato e domenica con queste note e conosciute formulazioni di trasmissioni. Poi dal 20 di giugno ci trasformeremo in A Tutto Europei, perché dopo quella data che coincide con la conclusione della fase a gironi, almeno per quello che concerne l'Italia, degli europei, e sperando che l'Italia di Mancini possa
andare avanti, noi ci trasformiamo in post-gara, cioè tutte le volte che l'Italia gioca la sera ci troverete dalle 23 alle 24 in onda per commentare la partita, ma senza mai dimenticare il mondo Fiorentina, perché abbiamo in preparazione tante cose importanti per quello che riguarda il mercato, che monitoreremo continuamente, ma anche per quello che riguarda la storia della Fiorentina. Quindi quando finisce, dopo il 20 di giugno, quando finisce la partita dell'Italia, telecomando in mano, clic sul 18, il numero più bello che c'è, per venire a capire, voi la partita la guardate, noi ve la commentiamo. Fatto questo minimo spot in diretta, che era necessario per la nostra programmazione futura. Che c'è, Gabri? No, abbiamo una news da parte di Dalpino che ci dice... Da parte di chi? Del Paolo presidente della Lega. Dalpino che probabilmente già ad agosto dovrebbero esserci gli stadi aperti al 50%. Quindi questo è già un inizio per quel che succede la prossima stagione. Sì. Io sono curioso di capire quali saranno i criteri. Di assegnazione per i posti? Io credo che le prelazioni per gli abbonamenti... Comunque chi ha avuto l'abbonamento avrà una prelazione, immagino, anche per i biglietti, cioè, mi sembrerebbe giusto. Ma non sarà legato alle vaccinazioni? Per quello che mi ricordo, le società avevano previsto di estendere il concetto abbonamenti incassati pre-pandemia, sì, quindi due campionati fa, ancora per un campionato. Per cui quelli di allora dovrebbero essere quelli di ora, quindi campagna abbonamenti aperta no, perché dovresti già avere quegli... Sì. Abbonamenti sottoscritti. In quegli abbonamenti credo che ci sarà lo screening tra vaccino non vaccino. Ci sta. E quelli non vaccino, diciamo, diventano biglietti vacanti. Sì, stai a caso. 50%, già 50%. Firenze sono 20.000, poco meno di 20. Ricordo sempre che piuttosto che nulla è sempre meglio piuttosto, Sì. Magari poi sai. Soprattutto dopo due anni così. Allo stadio che sono in 42.000, 20.000 è come essere pieno, Poi è vero. Grosse preoccupazioni loro quest'anno non ne hanno, perché sono già sulla strada per vincere tutto, quindi che siano 20.000, 25 o 40, no? Quest'anno fa il triplete, Enrico. Cosa? Triplete. Sì, cosa? No, stavo... Sì. No, stavo... Bravo. Ultimo minuto di finale di Champions League. Col guarda... City in avanti. Il difensore del... Aiuto. Il difensore del... Marezza ancora vicino al gol. Ma dovete stare tranquilli. Tutti al mare. Dovete stare tranquilli. Non fanno rigore neanche a sparare, e gli attaccanti non si buttano a terra neanche a spararli, guarda. Tranquilli. Tra l'altro l'ex di turno, Mares. Tranquilli, non so. A proposito di... Non è andata. Sì, Enrico, lo so che questa è un'immagine che particolarmente ti piace, andata. Ma non è roba tua. Tra l'altro, mi permetto, soprattutto a voi fiorentinologi, di segnalare un bel nomino, che secondo me con Rino Gattuso, se resterà, avrà tantissimo da guadagnare, che è Malè. Il Venezia lo vorrebbe trattenere ancora. Io glielo lascerei. Perché? A me lo fa Leos. Che playoff ha fatto? E che vuol dire? A me lo fa Leos. È una situazione, Giorgio, molto analoga a quella di Gaetano Castrovilli quando con la Cremonese, perché comunque anche lui, io ricordo tra l'altro Ramuena in quel periodo, insomma arrivò con... Finita, ecco, ha vinto il Chelsea. Chi ha perso? Guardiola. Arrivò con tante incognite, ricordo anche tra i colleghi c'era un po' di chiacchiericcio, non era meglio se lo lasciavamo ancora un anno a Cremona, poi Montella puntò tutto su di lui sin dall'inizio e poi sappiamo la storia com'è andata. Di questo ragazzo ne parlano bene, ha fatto un finale dei playoff decisamente interessante, anche in ottica ovviamente Serie A. Chiaro che non partirebbe come titolarissimo, però secondo me con Gattuso può crescere e diventare magari anche un elemento utile già a partire dalla prossima stagione. È proprio per questo che secondo me dovrebbe rimanere un altro anno a Venezia, perché si è creata un'aspettativa su questo ragazzo enorme. E a Firenze siamo fenomeni su questo. Joshua Brillante è arrivato dall'Australia, sembrava l'ira di Dio. Se ti sente male, fa un paragone del genere, era diffamazione. No. Questo era un oggetto assolutamente misterioso. A livello comunicativo, Rafa Voschi fece un gol con l'Atalanta,
venne titolato il nuovo Baggio. Ecco, non caviamo in questo, quindi lasciamo la Venezia un anno, bello, tranquillo. No. Invece secondo me Malè è lo Zielinski del, potrebbe essere, con Gattuso può diventare lo Zielinski della Fiorentina. No, ma anche perché ha già esperienza in Italia, voglio dire, non è come quegli esempi facevi prima. Ma in B però. Sono piovuti dal nulla. Ma in B. Signori, mandiamo in archivio questo primo sabato post campionato, coinciso con la vittoria della Champions del Chelsea, ma con la vittoria del nostro studio, che ritroverete più o meno immutato sabato prossimo, perché noi proseguiremo in tutto, ma adesso soprattutto saluto Gabriele Calderon, Labaro Viola, ciao, ciao, grazie, buonanotte a tutti. Enrico Rocitano, ciao, grazie, ciao, amico. Massimiliano Martini, ciao, ciao, buonasera a Gabriele tutti. Calderon, Gabriele Taverni, Fiorentina ciao, News, buona, ciao Gabri, buona serata a tutti. Soprattutto grazie Leo, grazie Massimo Brigato, adesso, adesso, Febbre a 90, chissà di calcio, questo film non se lo perde.